Questo è il diagramma blocchi di un azionamento, non ha nessuna pretesa di essere, diciamo, un diagramma blocchi più esaustivo, nemmeno quello più sintetico. Noi abbiamo visto nelle lezioni passate cosa poteva essere presente all'interno del sistema di alimentazione. Qui in pratica era presente sostanzialmente un convertitore AC-DC, un raddrizzatore, che diciamo, nella maggior parte dei casi è un raddrizzatore unidirezionale, il che fa di questo azionamento un azionamento non a recupero. Però potrebbe anche essere un raddrizzatore bidirezionale oppure un raddrizzatore unidirezionale, ma su questo nodo qui diciamo, potrebbe essere presente una linea DC, quindi una linea in corrente continua, sulla quale altri convertitori di azionamenti diversi possono essere connessi e quindi permettere la reversibilità da un azionamento all'altro, non verso la rete, ma da un azionamento all'altro. Questo anche l'abbiamo visto come è possibile strutturare un sistema più complesso formato da più azionamenti e con un'unica interfaccia verso la rete. Poi abbiamo in qualche modo studiato sommariamente i convertitori presenti all'interno di questo modulo, che sono dei convertitori naturalmente DC a C, quindi convertitori da corrente continua a corrente alternata, di solito ovviamente trifase su questa linea qui, perché la macchina è per la maggior parte delle volte una macchina trifase. Vi prego, avvertitemi se per caso il monitor dà problemi. Io ogni tanto noto una strana variazione sul monitor, ma non ne ho la certezza. Bene. Per organi di trasmissione si intende gli organi di trasmissione meccanici, possono essere ingranaggi, motori duttori, sistemi a puleggia o qualunque tipo di organo di trasmissione. Per macchina operatrice ovviamente dipende dall'azionamento che cosa ovviamente deve azionare. Potrebbe essere una macchina, un utensile, per esempio un torno, una fresa, oppure potrebbe essere un montacarichi, oppure potrebbe essere l'azionamento di un veicolo elettrico, insomma qualunque altra cosa. Quello che non abbiamo visto, poi abbiamo anche studiato cosa è presente all'interno di questo blocco, cioè il modulatore, cioè quel sistema elettronico di segnale che permette di generare dei segnali di tipo digitale che permettono a loro volta di controllare il sistema di alimentazione, cioè il convertitore AC-DC. Ma un modulatore è presente anche qui, modulatore che permette naturalmente di controllare le caratteristiche del convertitore DC a C. Quello che ancora non abbiamo visto è diciamo, quello che è schematicamente indicato su queste linee di colore verde. In questo modo si è inteso indicare tutti i segnali trasdotti da grandezze fisiche di interesse sull'azionamento verso l'interfaccia di controllo. Per esempio, la macchina operatrice è sicuramente una fonte importante dalla quale prelevare dei segnali importanti, tipo la velocità omega, oppure tipo la coppia C, oppure tipo la posizione teta, la posizione di un asse, oppure la posizione lineare di un oggetto che deve traslare da una posizione a un'altra, e così via. Possono esserci anche dei fine corsa, quindi dei segnali on-off per indicare che è stata raggiunta una determinata posizione. Pensate per esempio ad un ascensore: ad ogni piano sono presenti uno o più fine corsa per indicare appunto il raggiungimento di una determinata posizione. Dalla macchina elettrica possono arrivare ulteriori segnali, tipo anche in questo caso qui, come la coppia per esempio, oppure la temperatura T, oppure anche l'angolo teta dell'asse del motore, mentre in questo caso qui l'angolo teta si riferiva all'angolo o la posizione della macchina operatrice, in questo caso può riferirsi all'angolo e alla posizione dell'asse del motore.
ulteriori informazioni tipo anche, non lo so, possono essere presenti altre informazioni dettagliate, per esempio i valori di flusso al traferro di una macchina brushless. Per esempio, se si tratta di una macchina di tipo brushless, è necessario sapere la posizione del rotore. Questa può essere realizzata o misurando la posizione dell'albero, ma anche inserendo all'interno della macchina stessa dei sensori che misurano il valore del campo e quindi retroazionano la posizione del rotore in funzione di questi dati. Ulteriori informazioni possono pervenire dal collegamento che c'è tra il convertitore e il motore elettrico. Normalmente questo collegamento è di tipo trifase, come è stato indicato in questo caso qui, e quindi di solito su questa linea di segnale potrebbero essere presenti la tensione B, la corrente I. Di solito non sono presenti altri dati tipo la frequenza o altri dati perché ovviamente la frequenza è un dato già conosciuto dal convertitore, è proprio il convertitore che impone la frequenza in uscita della tensione o della corrente, quindi diciamo che la frequenza non è un dato misurabile. Eccolo. Quindi dicevo, la frequenza non è una grandezza che interessa misurare perché è ovviamente già imposta all'interno del convertitore, ma comunque il convertitore può fornire all'interfaccia di controllo altri dati come la temperatura che raggiunge determinate altri parametri che possono essere di interesse per un miglior controllo del convertitore stesso. La stessa cosa vale per il sistema di alimentazione. Il sistema di alimentazione sicuramente è un dato interessante il valore della tensione sulla linea DC, cioè sulla linea in continua. Quindi il valore della tensione prelevato da questa linea qui sicuramente potrebbe essere VDC un dato interessante perché molto spesso si tende a stabilizzare questa tensione qui regolando opportunamente il sistema di alimentazione. Bene, quindi come vedete, all'interno di un azionamento è necessario retroazionare in qualche modo una notevole quantità di grandezze fisiche. Sono tutte anche abbastanza eterogenee tra di loro. Ci sono grandezze di tipo meccanico come queste, ci sono grandezze di tipo elettromeccanico come queste qui, grandezze di tipo puramente elettrico, grandezze relative alla temperatura. E così via, grandezze di nuovo elettriche. Per poter trasformare queste grandezze fisiche in segnali è necessario utilizzare dei dispositivi che prendono il nome di trasduttori. I trasduttori quindi sono dei dispositivi che trasformano, ad esempio, la velocità, la coppia, la temperatura, eccetera, in segnali. Naturalmente i segnali voi mi insegnate possono essere sia analogici oppure possono essere di tipo digitale oppure possono essere codificati, trasformati sempre sotto forma di segnale in grandi parti. Quindi ci sono ovviamente i segnali possono essere anche di diverso tipo, potrebbero essere anche segnali in frequenza, potrebbero essere per esempio dei segnali impulsivi la cui frequenza è in qualche modo legata al segnale, alla grandezza fisica che viene trasdotta. Insomma, possono essere di vario tipo. La cosa più importante però è sapere che l'interfaccia di controllo è sostanzialmente un'interfaccia di controllo digitale, quindi è un sistema di calcolo, può essere un microcontrollore, anche un PC industriale o qualunque cosa sia. Quindi di sicuro l'ingresso all'interfaccia di controllo deve essere digitale. Questo implica che se il trasduttore è un trasduttore di tipo
analogico, cioè l'uscita del trasduttore è un segnale analogico, è indispensabile trasformare questo segnale, ulteriormente trasformare questo segnale analogico in un segnale digitale, quindi da analogico a digitale. Voi già sapete bene che questo tipo di dispositivo è un convertitore analogico digitale che probabilmente avete studiato in altri corsi e conoscete, spero, abbastanza discretamente il principio di funzionamento di questi dispositivi. Benissimo. Allora, detto questo, cominciamo a vedere alcuni trasduttori di grandezze fisiche di tipo meccanico, in particolare di velocità e di posizione di angolo teta, quindi di omega meccanica, questa omega meccanica qui, e di angolo teta, questo è l'angolo meccanico, oppure equivalentemente di una posizione lineare. Uno di questi dispositivi, un secondo, uno di questi dispositivi va sotto il nome di Resolver. Il Resolver è uno di quei dispositivi che trasduce una posizione, un angolo teta, in un segnale di tipo analogico. Quindi è evidente che a valle del segnale analogico dovrà esserci un altro sistema che lo trasforma in un segnale di tipo digitale. Come vedete, ha una forma che sembra quella di un motore. In realtà le dimensioni di questo oggetto sono abbastanza contenute. Per esempio, ovviamente sono dimensioni abbastanza svariate, però da qui a qui, tanto per darvi un'idea, per darvi una sensibilità di che cosa stiamo parlando, potrebbe essere un cilindro di una lunghezza massima di 10 centimetri, per esempio, 10 centimetri, e anche qui, in questo caso qui, potrebbe essere il diametro di questo cilindro una lunghezza massima di 6-7 centimetri. Ovviamente dipende dal dispositivo che uno con il quale ha a che fare, ce ne possono essere di svariati tipi, ma per farvi capire che non è un dispositivo di grandi dimensioni, ma è un dispositivo abbastanza contenuto e molto piccolo, è un trasduttore d'altra parte, quindi non c'è ragione per cui debba essere particolarmente grande. È dotato di un asse meccanico, che è questo qui, io indico una freccia per dire che quest'asse ha la possibilità di ruotare. E quest'asse meccanico va calettato, cioè va montato, va collegato all'asse del quale si vuole misurare la posizione o la velocità. Quindi immaginate di avere un motore che ha il suo asse, potrebbe avere anche un doppio sporto d'assi, qui e qui, e allora volendo misurare la posizione o la velocità di questo motore, l'encoder va installato esattamente qui. Va collegato qui in modo tale, l'encoder, scusate, il resolver va collegato qui in modo tale che poi il segnale che viene fuori dall'encoder possa essere rappresentativo appunto della posizione dell'albero. Che cosa c'è all'interno di un resolver? Beh, all'interno di un resolver c'è un rotore e c'è uno statore, quindi ha una configurazione abbastanza simile a quella di una macchina sincrona. Lo statore è dotato di due avvolgimenti disposti a 90 gradi tra di loro e sono indicati qui, alimentati da una tensione Vigon 1 ed una tensione Vigon 2. Sono avvolgimenti molto resistivi rispetto alla loro caratteristica induttiva, quindi cioè, vuol dire che sono fatti con un filo elettrico, ovviamente smaltato, di dimensioni relativamente piccole, quindi è un filo abbastanza sottile. Questo significa che se io applico una tensione Vigon 1 circolerà in questo avvolgimento una corrente Igon 1 che sostanzialmente è proporzionale alla tensione. Quindi potremmo avere che la corrente Igon 1 in questo avvolgimento è data da una tensione V con 1 diviso il valore della resistenza dell'avvolgimento. La stessa identica cosa succede per l'avvolgimento
due. Sono due avvolgimenti gemelli, quindi sono assolutamente uguali. L'unica ovviamente differenza è che sono disposti nello spazio elettrico esattamente a 90 gradi. Sul rotore invece è presente un altro avvolgimento che potremmo schematizzare così come è indicato in questa figura qui, oppure se volete potremmo indicare il rotore con questo modo e dire guarda, intorno a questo rotore è presente un avvolgimento che è avvolto su questo sul rotore e ai capi del quale andremo a misurare una tensione V. Quindi questo avvolgimento non viene alimentato, non passa corrente attraverso questo avvolgimento. Questo avvolgimento serve soltanto a permettere di misurare la forza elettromotrice indotta prodotta dall'avvolgimento stesso. E quindi forza elettromotrice indotta è che è uguale a meno di φ su dt, dove φ è il flusso complessivamente concatenato con questo avvolgimento. Come vedete le analogie con una macchina sincrona continuano, questo sembra essere l'avvolgimento di eccitazione di una macchina a corrente, scusate, di una macchina sincrona, non una macchina a corrente continua, di una macchina sincrona. La differenza sta nel fatto che questo avvolgimento non è alimentato. Ovviamente nella macchina sincrona l'avvolgimento presente sul rotore serviva proprio a produrre il flusso principale di macchina. In questo caso qui il flusso prodotto non viene dal rotore ma viene dallo statore. La tensione applicata agli avvolgimenti V con 1 e V con 2 può anche essere la stessa. Quindi io potrei immaginare di prendere un generatore di tensione alternata e collegarlo all'avvolgimento V con 2 e anche all'avvolgimento V con 1. Così, ora faccio questo schema che è anche abbastanza disegnato male, però giusto per darvi un'idea di come viene realizzato questo circuito. Quindi questo significa che le correnti I con 1 e I con 2 saranno ovviamente proporzionali alla tensione V, che è una tensione alternata. Per esempio potrei anche dire che questa tensione V di T è uguale a un valore massimo Vm per un seno di omega T. Naturalmente da non confondere questa omega con la velocità del rotore, questa è la pulsazione della tensione V di T, quindi sono due velocità assolutamente diverse. Anzi, continuiamo ad indicare con due simboli diversi la velocità meccanica omega con m e la pulsazione della tensione V di T. Quindi abbiamo visto che questa tensione produrrà a sua volta una corrente I di T che sarà uguale a V diviso R per il seno di omega T. Probabilmente ci saranno anche degli piccoli sfasamenti, però non è particolarmente rilevante perché naturalmente anche questi avvolgimenti V con 1 e V con 2 avranno un carattere induttivo, però per il momento noi supponiamo che la situazione sia questa. Ora è necessario chiarire che la pulsazione omega e la pulsazione omega con m hanno dei valori sostanzialmente differenti tra di loro, ossia che la pulsazione omega dell'alimentatore in tensione alternata è di solito abbastanza più grande rispetto alla pulsazione meccanica omega con m. Quindi, ad esempio, se omega con m può aggirarsi in 314, oppure 314 significa 50 giri al secondo, oppure che ne so, anche 4 volte per 314, per dire che insomma sta girando a 200 giri al secondo oppure 500 giri al secondo, dipende dal tipo di azionamento, dal tipo di macchina. Naturalmente è bene supporre che la omega con m, cioè la omega, sia ad esempio almeno 10 volte
la massima pulsazione meccanica che noi abbiamo a disposizione. Quindi si tratta di una frequenza sostanzialmente relativamente elevata, potrebbe essere, che ne so, un 5 kHz, per esempio 5, 6 kHz, 7 kHz o qualcosa del genere. In termini di frequenza, in termini di omega, noi dobbiamo moltiplicare per 2π greco. Questo che cosa produce? Produce un flusso φ, un flusso φ, che naturalmente sarà uguale a un flusso massimo per seno di omega t. Vedete che ormai questa omega passa dalla tensione alla corrente e anche al flusso. E siccome la forza elettromotrice indotta nell'avvolgimento di rotore, la forza elettromotrice indotta E di T sarà uguale al, abbiamo detto, a meno de Φ concatenato su dt, ecco, allora dovremo distinguere a questo punto tra che cosa? Dovremo distinguere tra il flusso prodotto dall'avvolgimento 1, e lo chiamiamo φ con 1, il flusso dell'avvolgimento 2, e lo chiamiamo φ con 2, e il flusso concatenato con l'avvolgimento di rotore, e chiamiamolo φc. Tanto abbiamo un po' di... il flusso, quindi, a questo punto la forza elettronica indotta E di T naturalmente sarà meno de φ di C su dt. Quindi sono tre flussi diversi. Il flusso concatenato φ di C si riconosce essere massimo quando l'asse dell'avvolgimento del rotore è in linea con l'avvolgimento corrispondente. Cioè potremmo assumere che il flusso φ con C possa essere circa uguale a φ con 1 quando gamma, cioè l'angolo compreso tra questi due assi di due avvolgimenti, quando gamma è uguale a 0. Mentre invece potremo assumere che il flusso φ di C possa essere massimo di nuovo, cioè possa essere circa uguale a φ con 2, quando gamma, mettiamo due punti qui, quando gamma è uguale a pi greco mezzi, cioè quando gamma è 90 gradi. Allora, abbiamo due situazioni diverse. E allora andiamo a vedere quale potrebbe essere la situazione nel momento in cui facciamo ruotare. Noi abbiamo queste due situazioni qui, sono due situazioni stazionarie, cioè abbiamo supposto che il rotore, una volta sia verticale, abbia l'asse di questo avvolgimento esattamente verticale, quindi qui è verticale, e qui l'asse dell'avvolgimento orizzontale. È giusto? Vi trovate tutti? Quando ci troviamo nella posizione verticale, è evidente che anche il flusso φ con C, la componente del flusso φ con C, ma dovuta al flusso φ con 2, è nulla, perché gli assi sono normali tra di loro. Quindi le linee di flusso, il flusso prodotto dall'avvolgimento φ con 2 che si concatena con l'avvolgimento di rotore è nullo. Quindi quando gamma è uguale a 0, le linee di flusso prodotte dall'avvolgimento numero 2 e che si concatenano con l'avvolgimento di rotore sono nulle. Parimenti, quando gamma è uguale a 90 gradi, cioè quando l'asse del rotore è proprio orizzontale, le linee di flusso prodotte dall'avvolgimento 1, ma che si concatenano con l'avvolgimento di rotore, ugualmente risultano essere nulle. Chiaro? Perché ovviamente l'accoppiamento tra questi due avvolgimenti è praticamente in controfase, come si dice, è sfasato di 90 gradi, non in controfase. Quindi è chiaro che
a seconda della posizione del valore di gamma, io riceverò sull'avvolgimento di rotore il flusso relativamente prodotto dai rispettivi avvolgimenti a seconda della posizione del rotore stesso. In buona sostanza, che cosa succede? Succede che quando l'angolo gamma, qui possiamo mettere su questo asse qui l'angolo gamma, allora quando mi trovo in questa posizione qui, gamma uguale 0, allora che cosa ho? Ho che questi due avvolgimenti sono accoppiati al massimo possibile e il flusso φ con 1 produrrà sull'avvolgimento di rotore una forza elettromotrice indotta che avrà la massima escursione possibile da qui a qui. Quindi, come vedete, io qui ho la massima escursione possibile. Mentre invece la tensione prodotta sull'avvolgimento di rotore dal flusso φ con 2 esattamente sarà nulla. Naturalmente, per gamma uguale pi greco mezzi, la situazione sarà opposta e avremo una forza elettromotrice indotta V con 1 prodotta sull'avvolgimento di rotore nulla, mentre avremo una escursione massima possibile sull'avvolgimento dovuto alla tensione V con 2. Ok. La cosa si potrebbe anche invertire, nel senso che io potrei anziché alimentare gli avvolgimenti di statore, potrei alimentare l'avvolgimento di rotore e misurare quello che succede sulle tensioni V con 2 e V con 1. Quindi faccio il contrario. Allora, mentre alimentare gli avvolgimenti di statore è relativamente facile perché sono fermi, qui comincia a diventare un po' più complicato perché ho a che fare con un avvolgimento che ruota e quindi io potrei in qualche modo mettere dei voltmetri qui, un voltmetro qui e misurare la tensione V con 2 e mettere un voltmetro qui e misurare la tensione V con 1. Alimentare con un generatore di tensione l'avvolgimento di rotore qui e qui. Allora, la cosa è esattamente simmetrica. In questo caso qui che cosa avremmo? Avremmo esattamente quello che è disegnato su questa figura. Quindi che cosa avremmo? Che quando gamma è uguale a 0, sull'avvolgimento 1 avremmo la massima forza elettromotrice indotta, perché naturalmente il flusso concatenato con l'avvolgimento V con 1 è il massimo possibile e quindi avremo una tensione con la massima escursione, mentre sull'avvolgimento V con 2 avremo 0. Mentre invece quando gamma, questo per gamma uguale 0, mentre per gamma uguale pi greco mezzi avremo la situazione esattamente opposta. Questo ci mette però in condizioni abbastanza serie per quanto riguarda l'alimentazione del rotore, cioè come facciamo a trasportare l'alimentazione sul rotore? E allora due sono le cose: o lo facciamo così come lo facciamo per una macchina sincrona, cioè utilizzando degli anelli e delle spazzole, però ovviamente come sapete qua si tratta, immaginate, qui si tratta comunque di un dispositivo che deve essere abbastanza preciso, deve essere immune dai disturbi, fare uno strisciamento, cioè portare dei segnali tramite strisciamento di spazzole su degli anelli non è una cosa tanto facile, oppure tanto pulita, diciamo così. Quindi c'è un'altra possibilità. Sul rotore stesso monto un avvolgimento, che è questo che vedete qui, che è coassiale, cioè
ha lo stesso asse del rotore stesso. Questo è l'asse del rotore. Quindi che vuol dire coassiale? Vuol dire che l'asse di questo avvolgimento è perpendicolare a questo rotore. Quindi se volessi disegnarlo in questa figura qui assumerebbe una forma così. Io mo faccio questo brutto disegno, ma tanto per farvi capire, realizzo una matassa, un'unica matassa su questo rotore, in modo tale che abbia un asse che esce fuori dal foglio. D'accordo? Mi seguite? Questo avvolgimento qui, diciamo che esce fuori con due fili elettrici, lo collego uno qui e un altro qui. Quindi in pratica ho messo in serie due avvolgimenti, quello di rotore e quello che ho appena finito di disegnare. Induco una forza elettromotrice indotta in questo avvolgimento che ho disegnato, quindi che ha l'asse esattamente coincidente con l'asse del motore, tramite un quinto avvolgimento, quindi ne ho già uno, due, tre, quattro, un quinto avvolgimento che è questo qui. Che però è montato sullo statore. Allora, mentre questo qui è montato sul rotore, faccio così in nero così si vede, rotore, questo qui è montato sullo statore, quindi è fisso. Mentre questo ruota perché è montato sul rotore, questo qui invece è fisso sullo statore. Questo però conserva con i due avvolgimenti, quello rotorico e quello statorico, conservano la coassialità, cioè sono coassiali, si affacciano l'uno rispetto all'altro, quindi il loro accoppiamento magnetico rimane sempre abbastanza efficace anche durante la rotazione del rotore. Quindi se collego questo avvolgimento statorico ad un generatore di tensione alternativa e quindi gli faccio circolare una corrente IDT alternativa, IDT uguale I grande per il seno di omega T, un'altra, evidentemente questa corrente produrrà un flusso che si concatena con l'avvolgimento di rotore, che genererà su questo avvolgimento una forza elettromotrice indotta e che a sua volta produrrà una corrente alternativa. Quindi sono riuscito in qualche modo a produrre una corrente IDT che ha una forma I massima, che naturalmente sarà un seno di omega T, sicuramente ci sarà una fase Φ, ma che poco mi importa perché tanto la frequenza che in gioco è abbastanza elevata, si tratta sempre di frequenze oltre 5, 6, 7 kHz, qualcosa del genere. Quindi è chiaro la tecnica che viene utilizzata in questo caso qui, quindi posso evitare di utilizzare, siccome comunque si tratta di correnti di intensità molto basse, dell'ordine dei milliampere in buona sostanza, quindi non sono correnti di potenza, non ho la necessità di portare queste correnti con degli anelli e delle spazzole, è sufficiente fare inventarsi un procedimento di mutua induzione per trasferire elettromagneticamente l'energia di cui ho bisogno per alimentare questo avvolgimento qui. Ci sono domande su questo? A te è chiaro? Quindi quanti avvolgimenti alla fine abbiamo fatto? Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5 avvolgimenti in tutto, è chiaro? Quindi sono a questo punto questi due avvolgimenti statorici gli avvolgimenti dove andiamo a misurare la tensione e questo avvolgimento qui di eccitazione molto simile a quello che facciamo in una macchina sincrona dove però insomma, ovviamente qui non c'è potenza, non c'è coppia e non c'è nulla del genere. Qui stiamo misurando delle tensioni, quindi sostanzialmente questi sono dei circuiti aperti e non c'è presente corrente qui,
e quindi ovviamente non c'è nessun tipo di coppia. Allora, in definitiva abbiamo questi due segnali qui, presenti sugli avvolgimenti 1 e 2, e che cosa ce ne facciamo? Già è evidente che dall'inviluppo che noi abbiamo, possiamo tracciare su queste forme d'onda, l'inviluppo è appunto, sono le curve tangenti ai valori massimi di queste curve qui, dall'inviluppo possiamo trarre un'informazione che è relativa appunto all'angolo gamma e quindi anche all'angolo che corrisponde con l'angolo del rotore. Se conosciamo l'angolo gamma è evidente che conosciamo anche omega m, perché naturalmente omega m sarà uguale a de gamma su dt, quindi è facile poi ricavare anche ovviamente la velocità dell'albero meccanico. Domande? Ok, un altro dispositivo che svolge la stessa identica funzione, quindi quella di trasdurre l'angolo gamma, questa volta lo chiamiamo teta però perché ci viene più, è più frequentemente utilizzato, si chiama encoder. L'encoder non è un dispositivo elettromagnetico, è un dispositivo ottico, quindi all'interno saranno presenti degli elementi ottici che sono in grado di trasdurre l'angolo teta in un numero digitale, quindi in un segnale di tipo digitale che a sua volta può essere può essere di due tipi sostanzialmente: o un numero n, quindi un numero formato da un certo numero di bit, per esempio potrebbero essere 8 bit per formare un byte, oppure potrebbero essere 16 bit per formare ovviamente una word, che questa, quindi una variabile che può contenere al suo interno un numero che è rappresentativo proprio dell'angolo teta. Naturalmente se avessi, potrebbe anche essere una precisione intermedia, potrebbe essere anche 10 bit, oppure 12, dipende ovviamente dalla precisione con la quale questo dispositivo è stato realizzato. Se ho 8 bit a disposizione, naturalmente la precisione va da 0 a 255. Se avessi 16 bit a disposizione, andrei da 0 a 65.536. 35. Naturalmente questa è una precisione molto elevata per un angolo, perché risolvo in modo estremamente preciso, potrei risolvere in modo estremamente preciso il singolo grado. Questa è una precisione dell'ordine proprio del grado, anzi inferiore al grado, perché naturalmente un angolo giro è formato da 360 gradi, qui invece ho un numero che al massimo può arrivare a 255. È evidente che una precisione di 10 bit mi sa che è proprio quella giusta, quella diciamo così più frequentemente utilizzata, ma anche i 12 bit possono essere facilmente rintracciabili sul mercato come encoder da 12 bit. Quindi con 12 bit naturalmente posso ottenere una risoluzione 4 volte maggiore di 255 e quindi 1024, 1 su 1024. No, di più, era quello a 10 bit era 1 su 1024, quello a 12 bit sono 4096, 1 su 4096. Ok?
Questo tipo di encoder, cioè l'encoder che è in grado di trasdurre l'angolo dell'albero in un numero che rappresenta proprio l'angolo, si chiama encoder assoluto, quindi assoluto. L'encoder assoluto ha alcune problematiche che lo rendono difficile da utilizzare, ne parleremo fra poco. Un altro tipo di encoder che, diciamo così, risolve questo tipo di problema si chiama encoder incrementale. L'encoder incrementale non tira fuori un numero che possa essere di 8, 9, 10, 11, 12 bit, ma tira fuori dei segnali a onda quadro, la cui frequenza, vedremo prima o fra poco, vedremo com'è la tipologia di questi segnali, ma la cui frequenza è proporzionale ovviamente alla velocità. Quindi spetterà poi dopo a un sistema esterno all'encoder, che può essere lo stesso sistema di controllo oppure un dispositivo digitale specifico, a trasformare, spetterà a questo dispositivo trasformare questi segnali in un numero che è rappresentativo dell'angolo teta. Ora quindi vedremo questi due tipi di encoder, li studieremo in maggior dettaglio. Ricordiamoci quindi la distinzione che c'è tra un encoder assoluto e uno incrementale. Quello assoluto tira fuori un numero che è rappresentativo dell'angolo teta, quello incrementale invece tira fuori degli impulsi ogni decimo di grado, ogni centesimo di grado, ogni grado, a seconda del tipo di encoder, che naturalmente durante la rotazione la cui frequenza sarà proporzionale alla velocità. E vedremo un attimo. Parliamo un attimo degli encoder assoluti. Allora, come sono fatti? All'interno c'è un disco, di solito un materiale vetroso, un quarzo, qualcosa del genere, che presenta delle aree, dei settori opachi alla luce, quindi scuri, e altri settori che invece sono trasparenti. Se da una parte del disco è presente una fonte luminosa, in questo caso questi puntini gialli rappresentano dei LED che emettono luce, dalla parte opposta a questo disco saranno presenti dei sensori fotoelettrici, quindi dei fotodiodi, dei fototransistor o altro tipo di dispositivo sensibile alla luce. Allora è evidente che durante la rotazione di questo disco questi LED verranno oscurati oppure, diciamo così, scoperti a seconda dell'angolo che questo disco assume durante la rotazione. Per esempio, in questa posizione indicata in questa figura, questi tre LED sono tutti e tre scoperti. E quindi se ci sono dei sensori sensibili alla luce dalla parte opposta, questi sensori ne verranno illuminati e potrebbero indicare un numero che è uguale a 1, 1, 1, perché naturalmente sono tutti e tre illuminati. Durante la rotazione del disco, ad esempio passando su quest'altro settore qui, quindi supponendo che questo settore sia entrato sia passato sui LED emettitori di luce, che cosa succede? Succede che questo LED qui ne verrà oscurato e io lo faccio diventare nero, così, mentre gli altri due rimangono accesi. E allora in questo caso qui potrei avere 0, 1, 1 e così via. Vedete che se vado sul terzo settore avrei 1, 0, 1 e 0.
andando sul quarto settore avrei 0, 0, 0, sul quinto settore 0, 0, 1, sul sesto settore avrei 1, avrei 0, no scusate, 1, 0, 1, giusto? Su quest'altro settore ancora avrei 1, 0, 0. Sull'ultimo settore avrei 1, 1, 0. Come potete notare, questo mettiamo 1, 1, 1 di nuovo, facciamo tutto in nero. Come potete notare, questa codifica non è la codifica binaria alla quale voi siete abituati. La codifica binaria alla quale voi siete abituati è, partendo dal da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Perché questo disco non è stato disegnato in modo tale da avere questa codifica con la quale noi abbiamo più familiarità, invece è stata utilizzata una codifica diversa? Perché durante i passaggi da uno stato all'altro, cioè da un settore all'altro, a volte si verifica un solo cambiamento di bit, di stato di un bit. Per esempio, in questo caso qui abbiamo uno 0 che diventa un 1. Vabbè. E quindi potremmo non avere problemi. Ma durante durante quest'altro passaggio abbiamo due bit che cambiano contemporaneamente. Abbiamo questo bit, il primo bit, il meno significativo, che diventa 0, e il secondo bit, meno significativo, diventa 1. Questo significa che durante il passaggio potrebbero esserci delle incertezze. Perché? Perché proprio durante l'istante in cui c'è il passaggio del fronte del settore sui LED, si potrebbe leggere benissimo 0, 0, 0, oppure si potrebbe leggere 0, 1, 1, oppure si potrebbe leggere 0, 0, 1, oppure si potrebbe leggere 0, 1, 0. Quindi tutte le possibilità sono possibili, scusatemi, tutte le combinazioni sono possibili degli ultimi due bit, perché abbiamo proprio un passaggio di questo e di questo che è incerto. Potrebbe essere che cambia prima l'uno e poi l'altro, oppure cambia prima l'altro e poi l'uno, per cui in quell'intervallo di tempo c'è. Questa incertezza potrebbe essere risolta qui, qui non c'è problema, per esempio, perché c'è un solo bit che cambia alla volta. Allora io qui che posso leggere 000, ma per me va bene, insomma, perché è lo stato vecchio, mi sta bene. Oppure non c'è alternativa, posso leggere 001, vabbè, ma questo è lo stato nuovo, mi sta bene lo stesso, insomma, non ho problemi. Quindi, se io riuscissi a fare non una codifica binaria come quella alla quale noi siamo abituati, ma una codifica binaria che prevede un cambiamento di un solo bit alla volta, che cambi un solo bit alla volta, e allora mi va bene così, insomma, ho risolto un problema serio. E infatti, se voi osservate, questa codifica, che si chiama codice Gray per encoder assoluti, prevede ogni volta un solo cambiamento di stato, cioè un solo bit che cambia il suo stato. In questo caso abbiamo questo bit qui, in quest'altro caso qui abbiamo questo, da qui a qui abbiamo questo, poi da qui, questo ho messo 000, mi sono sbagliato, 010, questo qual era? 010, 00, l'ho fatto due volte questo, questo l'ho fatto due volte, com'era questo? 00, no, 001,
e poi quindi di nuovo abbiamo un altro cambiamento di stato qui, un altro cambiamento di stato qui, poi da qui a qui e poi da qui di nuovo e così via. Come vedete, ogni volta che c'è un passaggio c'è un solo cambiamento alla volta e quindi ho risolto le possibili incertezze sui salti di settore. Questo è un disegno didattico, perché naturalmente la risoluzione di questo encoder è estremamente bassa, no? Perché da qui a qui quanti settori sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi la risoluzione è di 360 ottavi, 360 gradi di ISO 8, quindi è un numero veramente basso. È evidente che nel caso reale il numero di settori che bisogna realizzare, cioè il numero di i dischi, il numero di non mi viene la, il numero di bit, il numero di LED che bisogna introdurre è molto più elevato. Ecco qua, qua per esempio abbiamo il disegno di un encoder che ha ancora una risoluzione, un encoder assoluto che ha ancora una risoluzione molto molto bassa, perché a occhio e croce sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, sono 4 per 15, 60, quindi 360 di ISO 60, una risoluzione quindi ancora ben al di sotto del grado. Quindi, e anche questo disegno qui è un disegno di un encoder, diciamo il disegno, un disegno didattico sostanzialmente. Nella pratica, come vedete qui, c'è la fotografia di un disco, di un encoder assoluto, e vedete come già nella periferia, cioè qui, nella zona periferica, il numero di bit, cioè il numero di passaggi di stato, sia decisamente molto più fitto, molto più denso, e quindi il numero di bit complessivi è molto più elevato. Vedete qui ad esempio indicato il profilo, il disegno del profilo di un encoder a 10 bit di posizione, e 10 bit insomma è abbastanza elevata come precisione, quindi è sufficiente per ottenere un discreto controllo di posizione. Qui ci sono, è disegnata la sorgente luminosa, quindi i LED di cui vi parlavo prima, e naturalmente qui invece ci sono i rilevatori luminosi che poi dopo trasformano questi bit, queste sorgenti, queste fasci luminosi in bit, e quindi nella posizione assoluta che assume l'encoder. Abbiamo accennato prima degli svantaggi di questi encoder. Ebbene, lo svantaggio, il primo svantaggio è quello di avere un barilotto, un dispositivo che tira fuori un cavo con un elevato numero di connessioni elettriche. Minimo per un encoder a 10 bit saranno almeno 12 cavi, cioè 12 connessioni, 12 fili, 12 connessioni elettriche, almeno due per l'alimentazione, per alimentare i LED e per alimentare la logica che fa funzionare i rilevatori luminosi. E poi naturalmente ci vogliono le singole connessioni per trasferire i bit. Quindi si tratta di cavi abbastanza grandicelli, e quindi ovviamente quanto maggiore e complessa la situazione, tanto più maggiore sarà la probabilità di guasto. Non solo, ma se non voglio raddoppiare il numero di cavi, devo trasferire questi segnali in tensione, quindi ad esempio utilizzando una logica TTL che va da 0 a 5 volt, oppure potrei usare logiche diverse, ma comunque sono sistemi di trasmissione che non mi permettono lunghezze di questo cavo che va oltre qualche metro, non di più, perché altrimenti
trattandosi di cavi, di segnali in tensione, sono estremamente suscettibili a disturbi elettromagnetici e quindi ovviamente il trasferimento di questa informazione è molto critico proprio per questo fatto qui. Questi due inconvenienti sono abbastanza seri, immaginate anche al connettore che bisogna utilizzare per collegare questi 12 fili. Il connettore stesso è un dispositivo che deve essere, magari sarà un connettore multipolare, una cosa del genere, va collegato all'encoder e naturalmente va collegato alla logica che misura la posizione. Anche questo dispositivo qui, sia per il numero di poli e sia per la grandezza, è un dispositivo che risulta essere molto costoso. Deve essere un oggetto non suscettibile alla polvere, allo sporco, al grasso e tutte queste cose qui. Quindi quando maggiore è il numero di poli, tanto più elevato è il costo e la possibilità che si verifichino dei guasti. Non sottovalutare il costo delle connessioni, cioè dei connettori. I connettori sono degli oggetti abbastanza costosi, connettori insomma di un certo livello, non stiamo a parlare del jack delle cuffie che utilizziamo noi. Quindi questi sono alcuni inconvenienti. Certo, la comodità di avere subito la posizione di un albero è certamente importante, però questa si accompagna con questi problemi che vi dicevo. Allora, la soluzione è quella di adottare un encoder incrementale. L'encoder incrementale produce in realtà un certo numero di segnali, però dal punto di vista informativo i segnali sono sostanzialmente due e sono esattamente questo, U con A1 e U con A2, ai quali poi dopo vedremo si accompagna un terzo segnale che è un singolo impulso ad ogni angolo giro. Però vediamo prima U con A1 e U con A2. Per produrre questi due segnali, vedremo dopo la tecnica che viene utilizzata, è una tecnica ottica sostanzialmente, però meccanica oserei dire, viene prodotto da due sorgenti luminose, oppure da un'unica sorgente luminosa opportunamente finestrata, quindi finestrata vuol dire che la stessa luce passa attraverso due canali luminosi, e ad ogni giro produce dei segnali, ad ogni giro produce un certo numero di impulsi, ad esempio 600 di questi impulsi per ogni giro, angolo giro. Per esempio possiamo immaginare un 600 impulsi a giro, oppure 620, di solito 620, qualcosa meno 640, un certo numero di questi impulsi. Però questi due impulsi sono sfasati tra di loro di 90 gradi, cioè se da qui a qui supponiamo un segnale periodico di 360 gradi elettrici, non stiamo a parlare dell'angolo giro, attenzione, in ogni giro ci sono 600 impulsi, quindi è una situazione di impulsi molto fitta, ci stanno tantissimi impulsi in tutto l'angolo giro, ma se andiamo a guardarli con un oscilloscopio, questi impulsi sono due impulsi che sono sfasati appunto di pi greco mezzi tra di loro, cioè da qui a qui passa un pi greco mezzi elettrico, per intenderci. Perché sono realizzati in questo modo qui? Perché, come vedremo fra poco, questo ci permette di rilevare la direzione con la quale il verso di rotazione dell'asse. In particolare, se ho un certo verso di rotazione, potrei avere questo fronte di salita in anticipo rispetto a quest'altro fronte di salita, ma se il verso di rotazione cambia, questo fronte di salita passa in anticipo rispetto a quello precedente, cioè avrei dei segnali formati in questo modo qui. Il primo segnale è questo, il secondo segnale
è questo. Come vedete, lo sto disegnando diversamente da come è disegnato quello qui sotto. Questo ha il fronte di salita in anticipo ucano 1 rispetto a ucano 2 e questo qui invece è il contrario. È facile capire da questa disposizione relativa dei due segnali il verso di rotazione. Ad esempio, io mi posso inventare qualunque tipo di logica, ma una logica plausibile quella di utilizzare per esempio un flip flop di tipo D. E ma il flip flop di tipo D che cos'è? È un dispositivo che trasferisce, lo disegno un poco meglio, ha un segnale di clock, è un segnale di ingresso S e un'uscita Q. Il flip flop trasferisce il segnale di ingresso all'uscita solo sul fronte di salita del clock. Ricordatevi questa frase: il segnale di uscita sarà uguale al segnale di ingresso nel momento in cui c'è un fronte di salita del clock. Allora, se io mando U con A1 qui e U con A2 qui, che cosa avrò qui? Avrò un segnale Q. Prendiamo questi due segnali che vedo qua sotto. Quando è che c'è il fronte di salita di U con A1? Questo è il clock. Sta qui. Questo è il segnale di salita. Me lo segno. Vediamo un altro segnale di salita. Cammino, cammino, cammino e trovo un altro segnale di salita qui. E me lo segno. Allora, in corrispondenza di questi istanti, sui fronti di salita U con A1, il segnale S viene trasferito sull'uscita. Ma qui che cosa leggo? S quanto vale? S vale quanto vale? Ditelo voi. 0, perfetto. In corrispondenza del fronte di salita, quanto vale S? 0. Vale sempre 0, anche qui vale sempre 0. Quindi l'uscita Q sarà sempre 0 in questa situazione qui. Ma se la situazione fosse stata diversa, cioè questo segnale qui fosse stato in anticipo, avesse avuto il fronte di salita in anticipo rispetto a quest'altro fronte di salita, ora lo ridisegno così è più chiaro, questo è U con A1 e questo è U con A2. Allora devo fare la stessa cosa, vado a vedere dov'è il fronte di salita, fronte di salita, fronte di salita, fronte di salita, e vado a vedere quanto vale U con A2 in corrispondenza di questi segnali. E qui quanto vale? 1, 1, 1 e così via. Quindi sbarra 1. Quindi questo tipo di roba, ma me ne potrei inventare una diversa, non è quella in azione, è quella una molto semplice, mi permette di rilevare la fase di questi due segnali e quindi il verso di rotazione dell'asse. Benissimo, ora fatto questo, già abbiamo capito come fare con questi due segnali per capire il verso di rotazione dell'asse, mentre in un encoder assoluto non ne avevamo bisogno, perché l'encoder assoluto ci dà già la posizione in assoluto dell'albero, quindi il verso di rotazione basta vedere se il numero successivo è più grande o più piccolo del numero precedente, già si capiva qual era il verso di rotazione. In questo caso qui invece potevamo avere difficoltà, però abbiamo capito che utilizzando questa tecnica si può capire ugualmente il verso di rotazione. Che cosa ce ne facciamo ora di questi segnali? Come facciamo a risalire alla posizione? Mi sembra evidente, perché se questo encoder tira fuori 100, 200, 600, 1000 impulsi a giro, per sapere l'angolo teta che è stato percorso dall'albero, non devo fare altro che contare il numero di impulsi che sono arrivati in un certo intervallo di tempo. Quindi prendo uno di questi due segnali, per il momento ne prendo uno solo, uno di questi due segnali, per esempio prendiamo U con A1, e lo mando in un contatore C. Il contatore naturalmente che cosa fa? Avrà un segnale di clock,
e su ogni fronte di salita che arriva il segnale di drop incrementa il suo contenuto, quindi passerà da 1, 2, 3, 4 e così via. E quindi in uscita avrò un bus, a questo punto, un numero di bit che dipende dalla precisione del contatore, avrò un numero di bit, per esempio potrei avere anche in questo caso 10 bit oppure 12 bit, che mi rappresenteranno appunto l'angolo theta, in un'opportuna scala naturalmente, in un'opportuna scala mi rappresenteranno l'angolo theta. Ma questo contatore, a questo punto che fa? Devo stare attento, perché se l'asse del rotore a un certo punto torna indietro, gli impulsi continuano ad uscire e il contatore, anziché andare indietro, continuerebbe ad andare avanti. Quindi qualcuno gli deve dire: stai attento, devi contare in avanti oppure devi contare indietro. E allora a questo punto quel flip-flop che ho disegnato prima, che mi rilevava il verso di rotazione, l'uscita di quel flip-flop, la mando ad un segnale di controllo del contatore che si chiama up and down, che dice al contatore: guarda, devi contare, qui, allora qui metto il segnale di clock. E qui metto l'altro segnale, dice: guarda, devi contare in su oppure in giù, a seconda del verso di rotazione. Questo era quel flip-flop di tipo D che abbiamo studiato poco fa e che mi dava 0 oppure 1 a seconda del verso di rotazione. E allora a questo punto il contatore conterà in avanti oppure all'indietro e manterrà coerente l'uscita digitale con la reale posizione dell'angolo theta. Chiaro? Rimane ancora una cosa da fare. Ma noi quando accendiamo questo sistema, il contatore parte da zero. Normalmente è presumibile che il contatore parte, potrebbe partire pure da un numero qualsiasi, però sai com'è? Di solito le logiche digitali, se sono fatte bene, hanno pure, diciamo così, un reset, uno startup, cioè un reset iniziale, quindi è presumibile che parta da zero. Ma quale sarà la posizione dell'angolo teta iniziale? Ho un'incertezza, perché allora l'uscita teta, così come è stata concepita ora, non è altro che un'uscita relativa alla posizione iniziale dell'albero e non è invece relativa alla posizione assoluta dell'albero. In buona sostanza, io non so quando accendo l'azionamento la posizione dell'albero qual è, e invece questo oggetto qui, così com'è, conta a partire dall'istante t uguale a zero. E come faccio a sapere quanto vale la posizione iniziale? Allora, qui mi viene in aiuto questo terzo impulso. È un impulso che viene tirato fuori dall'encoder incrementale ad ogni giro, passando da una posizione di riferimento, tira fuori un impulso molto stretto. E questo impulso molto stretto serve a resettare il contatore. Quindi qui ci sarà un altro segnale di reset del contatore dove ci va il segnale U con A0, U con A0. Così, dopo almeno un giro del mio azionamento, il contatore si resetta e dopo almeno un giro avrò con certezza la posizione dell'angolo theta. Chiaro? Quindi questo è il principio di funzionamento dell'encoder incrementale. L'encoder incrementale tira fuori quindi almeno tre segnali, uno, due e tre. Questi sono i tre segnali di un encoder incrementale. Aspettate, mi sono perso. Ora vediamo nella pratica come viene realizzato. Nella pratica ho una fonte luminosa unica, una unica fonte luminosa che è questa. Qui sono indicati due LED, però potrebbero essere anche uno solo, potrebbe essere anche uno solo. Ho il disco dell'encoder che qui è stato per motivi didattici linearizzato. Quindi voi lo dovete immaginare come un disco simile a quello di un encoder assoluto.
Però in questo caso qua è stata fatta una striscia. Oh, d'altra parte esistono anche gli encoder lineari, cioè ci sono degli encoder che sono delle bacchette sostanzialmente di alluminio all'interno dei quali c'è un dispositivo che scorre e che mi dà l'indicazione della posizione del cursore che sta scorrendo su queste bacchette. Però rimaniamo ancora sui sistemi rotanti. Come è fatto questo disco? È formato da tantissime finestrelle, tutte uguali tra di loro. Qui non c'è più la distinzione tra il bit più significativo e il bit meno significativo, non è diviso in corone circolari, è diviso semplicemente in tante finestrelle. Dopodiché c'è un'altra coppia di finestre, questa e questa, che mi permettono di aprire e chiudere il flusso luminoso a secondo se questa serie di finestre, queste sono tutte fessure molto strette, provo a disegnarle qui in modo tale soltanto da farmi capire, no? Allora vedete, io qua disegno tante fessure molto strette che sono esattamente queste, quelle che vedete qui. Quando le fessure del graticolo, poi come viene chiamato il graticolo, della griglia che si trova qui, coincidono esattamente con le fessure presenti sulla sezione mobile, questa è la parte mobile, quella che si muove, e allora si affacciano l'une sulle altre e quindi creano un canale attraverso il quale la luce può passare. È chiaro? È sufficiente che si verifichi uno spostamento di un angolo molto piccolo, pari alla metà della distanza che c'è tra una fessura e l'altra, per chiudere completamente il passaggio di luce. Giusto? Allora, immaginate, guardate le mie dita, no? Allora, quando le mie dita si trovano in questa posizione, io riesco a far passare la luce attraverso due mani. Ma è sufficiente spostare di mezzo dito così per bloccare completamente il passaggio luminoso. È chiaro? Questo perché è stato fatto così? È stato fatto per migliorare il più possibile la chiarezza con la quale il flusso luminoso viene aperto e viene chiuso. Se io avessi fatto non mi fossi preoccupato di questo fatto qui, no? E avessi fatto una finestra grande e un'altra finestra grande, allora il flusso luminoso durante il moto di una delle due, questa è fissa e questa è mobile, il flusso luminoso, allora mano a mano che le finestre si affacciano l'una sull'altra, il flusso luminoso parte da zero, poi aumenta linearmente, raggiunge un valore massimo, poi diminuisce e poi diventa zero. Giusto? Quindi come vedete è ben lungi dall'essere una forma bella pulita e precisa. Cioè io ho la necessità di sapere quando questa finestra qui, questa serie di finestre qui, si affaccia esattamente su questa serie di finestre. Se avessi fatto due finestre larghe avrei ottenuto un flusso luminoso simile a questo, cioè simile a una forma triangolare. Non è tanto efficiente questa cosa qui. Invece, dividendo queste finestrelle in tante strisce, così, così e così, che cosa succede? Succede che nel momento in cui le finestre si affacciano, il flusso luminoso all'improvviso si apre e quindi ho immediatamente un impulso molto più netto e chiaro del passaggio rilevato del passaggio di luce. Ora, detto questo, c'è anche da dire un'altra cosa, che questo gruppo di finestrelle qui e quest'altro gruppo di finestrelle qui, la posizione relativa tra questi due gruppi è tarata in modo tale che il modulo
tra questa e questa, modulo proprio inteso come matematico, la distanza modulo di questo rispetto alla distanza di una singola finestrella è pari alla metà, cioè è pari a 0,5. Questo significa che quando questa finestra si apre, questa sta chiusa, e quando questa sta chiusa, questa si apre. Vi ricordo il modulo, che cos'è? È il rapporto, il numero, il resto, la parte, il resto che c'è tra il rapporto tra due numeri. E preso il primo numero, tolto il resto, esce fuori il modulo. Quindi la distanza che c'è tra questa finestra qua e questa finestra qui non è un numero intero di finestrelle, ma è un numero intero più la metà, o meno la metà, fate voi. Quindi, ripeto, quando questa finestra rimane aperta, siccome questa è sfasata di mezza finestra rispetto a questa, questa è chiusa. E viceversa, quando questa è aperta, siccome questa è sfasata sempre di mezza finestra, ovviamente, è inutile che lo ripeto, questa è aperta e questa diventa chiusa. Allora, questi sensori luminosi cattureranno dei segnali che sono rispettivamente questi, per il segnale per A, e un segnale B, che è quest'altro. Naturalmente, se la sezione mobile si muove nel verso opposto, cioè così, questi due segnali risultano sfasati diversamente, e quindi A e B saranno così. D'accordo? Domande? Qui. Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Ragioniamo un attimo, visto che vi vedo leggermente perplessi, no? Immaginate di tenere questa fissa, d'accordo? E questa qui, poterla muovere un po' a destra e un po' a sinistra con la mano. Questa qui la muoviamo un po' a destra e un po' a sinistra con la mano. Facciamo finta di avere a disposizione un encoder rotto. Ora, se la distanza che c'è tra, io misuro da qui a qui, da un, supponiamo che da una finestrella all'altra ci sia un millimetro, c'è molto meno di un millimetro nella realtà, eh? Però noi supponiamo che la distanza che c'è tra una fessura e l'altra fessura sia di un millimetro, che da qui a qui ci siano 10 fessure, che da qui a qui ci siano 10 millimetri, che da qui a qui ci siano 10 fessure, e che la distanza di queste fessure pure sia di un millimetro. Che la distanza che c'è tra una fessura e l'altra sulla parte fissa, qui è la parte mobile, prendiamo, cioè sto facendo un esempio, questa parte sia sempre di un millimetro, e basta. Che cosa succede? A un certo punto tutte le fessure saranno allineate tra di loro, e la luce che arriva da qui, passa sia da qui che da qui. Basta spostarmi di mezzo millimetro che si chiude tutto. Spostato di mezzo millimetro, la parte scura, cioè la parte opaca, si affaccia su una parte chiara, e quindi la luce comunque non passa. E quindi, se mi sposto di mezzo millimetro, la luce arriva da qui, ma non passa qui. È bastato che mi sono spostato di mezzo millimetro. Allora io prendo,
queste fessure qui, solo queste fessure qui, e anziché disegnarle a distanza esatta di 10 mm, le disegni ad una distanza di 10,5 rispetto alle precedenti. Allora che succede? Succede che quando questa è allineata e la luce passa di qua, qui non passa niente, d'accordo? Quando invece qui non sono allineate, che cosa c'è? Qua sarà sfasata di quel mezzo millimetro che invece mi permetterà l'allineamento delle fessure di queste rispetto a queste. Quindi qui la luce passa. Allora è sufficiente sfasare quel gruppo, i due gruppi di fessure di mezzo millimetro per avere un'alternanza di aperture e chiusure, di aperture e chiusure. Va bene? Naturalmente questa, ripeto, è la parte fissa nella pratica e questa qui è la parte mobile che è collegata o a un albero, se si tratta di un oggetto rotante, oppure è collegata a un cursore se si tratta di un oggetto lineare. Va bene? In questo modo ho la possibilità di produrre tanti impulsi ogni mezzo millimetro. Non è nella pratica mezzo millimetro, è molto di meno, un decimo, un centesimo di millimetro. Quindi questo tipo di encoder sono molto, anche più precisi rispetto ad un encoder incrementale. D'accordo? Benissimo. Perché ce ne sono due? Non lo so. Ora abbiamo detto che, questa è l'ultima cosa che vi dico riguardo all'encoder incrementale, abbiamo detto che i segnali che escono sono tre, li abbiamo chiamati U con A, 1, no come erano, non mi ricordo più, UA1, UA2 e UA0. Qualcuno di voi si chiederà, ma perché ci sta la lettera A? A che serve la lettera A? Serve a distinguere una cosa. Uno dei problemi che c'era nell'encoder assoluto era il fatto che io dovevo trasferire questi segnali sotto forma di tensioni. E quindi, dicevo, se trasferisco questi segnali sotto forma di tensione, ad esempio con una logica tipo TTL, beh, questo tipo di trasferimento è suscettibile a disturbi elettromagnetici. Perché se supponiamo di avere due fili elettrici dove sto trasferendo un segnale digitale, quindi questo è il segnale e questo è il ritorno, la ground, per intenderci, qualunque flusso che si concateni, flusso phi, un disturbo elettromagnetico che si concateni con questa specie di spira, qui c'è il ricevitore e qui c'è il trasmettitore, e questo flusso produce una forza elettromagnetica indotta e quindi una differenza di potenziale tra i due collegamenti elettrici. Risultato, il ricevitore a un certo punto vede arrivare un segnale che, se non c'è nessun disturbo, è bello pulito, ma se ci sono dei disturbi, supponiamo dei disturbi elettromagnetici a impulsi, io me li ritrovo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se gli impulsi sulla parte alta potrebbero, però in realtà possono anche essere negativi, quindi facciamo così. Allora a questo punto questi disturbi potrebbero essere interpretati dal ricevitore come zeri in questa zona qui oppure come degli 1 in quest'altra zona qua. Ne convenite? È un problema abbastanza serio che compromette la capacità di trasmettere queste informazioni a lunga distanza. Lunga distanza non sto a parlare di chilometri, sto a parlare di 10 metri. Già 10 metri non lo posso fare, 2-3 metri ancora sì,
ma 10 metri comincia a diventare problematico. Con tutte le schermature che vi volete immaginare, per esempio potete immaginare di collegare una schermatura a terra qui, quindi schermare tutto il cavo per evitare che si verifichino dei disturbi elettromagnetici, ma state tranquilli che prima o poi comunque vi daranno fastidio. Allora, una soluzione quale potrebbe essere? La soluzione è quella di trasmettere due segnali uguali, ma con segno opposto. Quindi io prendo U con A 1 e lo sdoppio, ne faccio due. Faccio U con A 1 e meno U con A e lo chiamo con B 1. Ecco perché ci stava questa lettera A. Ne faccio due e sono fatti così. Il primo segnale sarà questo e il secondo segnale sarà esattamente il negato di questo. Quindi il trasmettitore trasmette questi due segnali qui e il ricevitore ne fa la differenza per ricavare il segnale originario. Questo che cosa implica? Implica che se ci sono dei disturbi elettromagnetici che ovviamente mantengono un modo comune, cioè se c'è un impulso sarà positivo su tutti e due i fili, i cavi di trasmissione, i segnali di trasmissione, quindi avrò questo, questo e questo, li avrò anche qui questo e questo, se avrò un impulso qui lo avrò anche qui, ma nel momento in cui vado a fare la differenza tra questi due segnali, gli impulsi verranno cancellati e mi rimane un segnale, diciamo, non posso pretendere che sia pulitissimo, ma sicuramente molto più pulito rispetto ai due segnali che sono stati disturbati. Quindi questo fatto, quindi questa tecnica si basa sul fatto che il disturbo mantiene il segno, cioè se è positivo per tutti e due i fili di trasmissione, se è negativo per tutti, quindi facendone la differenza lo posso cancellare. Quindi devo fare U con A e U con A negato e trasmetterli su due linee, naturalmente riferite rispetto ad una ground che è questa qui. Facendo questo tipo di trasmissione, sempre è una trasmissione tipo seriale perché sono impulsi che si seguono nel tempo, cioè quelli di un encoder incrementale sono impulsi seriali, va sotto il nome di RS422, che è il nome del protocollo che è stato stabilito da uno standard opportuno, che dice devi fare così se vuoi seguire questo standard, puoi fare anche diversamente, però non è più RS422. Quindi questo che cosa vuol dire? Che da un encoder di tipo incrementale non escono, i tre segnali sono quelli, sono le tre informazioni importanti, ma in realtà escono sei segnali, una coppia per questo, una coppia per questo e una coppia per questo. Chiaro? Questo permette di trasferire queste informazioni anche a distanza di 10-20 metri, anche di più, in modo più pulito e più tranquillo, quindi a livello industriale è sicuramente un vantaggio importante. Domande? Da posto? Guarda, questa figura qui, no? È chiaro il fatto che ho sfasato nello spazio queste finestrelle di pi greco mezzi rispetto a queste altre finestrelle qua. Perché queste qui sono a distanza, abbiamo supposto fosse a distanza di un millimetro, e queste sono a distanza di un modulo pari a un millimetro, di 10 mm più 0,5. Ok, quindi si accende prima questa e poi questa, poi si spegne questa e si spegne questa e così via. Facciamolo qui, allora disegniamo questo. Situazione 1, spenta,
accesa. Situazione 2, accesa, accesa. Situazione 3, spenta, accesa. Questo è nel tempo, nel tempo T. Poi spenta, spenta. Perché si seguono queste? Poi si ripete il ciclo, no? Quindi diventa di nuovo questa e così via. Però il ciclo va da qui a qui. Vedete che questa situazione qui è uguale a questa. D'accordo? Okay. Perché si verificano queste sequenze? Perché sto immaginando che questa striscia si stia spostando verso destra. Ma se si sposta verso sinistra, queste sequenze ugualmente avvengono, ma in verso opposto. Quindi, in funzione del tempo, devo immaginarle come 0, 0, spento, spento. Vedete, sto ricopiando queste, poi acceso è 0, e poi acceso, acceso, e poi spento e acceso. Questo qui è sempre il tempo. Allora, nel tempo tu c'hai o questa sequenza o questa. Tu riconosci che sono due sequenze diverse. Allora, come posso disegnarle queste qua? Prendo questo segnale qui, è U con A1, questo è U con A2. E allora posso anche disegnare così. U con A2, questo, vedi, sta così. Allora, riconosci che questa, che chiamo situazione S1, l'ho disegnata qui come S1, sono equivalenti nel tempo T. Vedi, quando questo è acceso, questo è spento. Lo faccio, scusa, spento, acceso. Poi, arrivato a un certo punto, questo cambia stato, questo diventa acceso, acceso. Eccolo qua. Poi cambio stato, questo diventa spento e questo rimane acceso. Eccolo qui. E così via, no? Quindi quello che ho indicato qui con delle lampadine che si accendono e si spengono, lo ritrovo in questo disegno qui. Se facessi la stessa cosa su quest'altra sequenza che si riferisce al moto inverso, otterrei una sequenza diversa. Quindi avrei un segnale che fa così e naturalmente l'altro segnale che fa così. Allora vedi che questo è diverso da questo. Qui ho un fronte di salita in anticipo rispetto, anzi no, scusa, qui ho un fronte di salita che qui, questo qua è meglio disegnare questo, un fronte di salita di questo segnale che è in anticipo rispetto a questo. Quindi segnale U con A2 è in anticipo rispetto al segnale U con A1. E qua succede il contrario. Questo fronte di salita qui è in anticipo rispetto a questo. Il fronte U con A1 è in anticipo rispetto a U con A2. Quindi F è funzione del movimento. Se a seconda che questo va a destra o se va a sinistra, io ho questa situazione qui oppure questa altra situazione qui. Posso adottare, posso inventarmi delle logiche digitali che sono in grado di rilevare quello che intuitivamente vedo qui. Cioè, come faccio a dire io voglio un 1 quando ho questa situazione qui e voglio uno 0 quando ho questa situazione qua? Una possibile è quel flip flop di tipo D che vi ho fatto vedere prima. Non so se sono riuscito a spiegarmi meglio. Ok, quindi questa cosa qui io ci tenevo anche a dirvela, perché questo tipo di
diciamo, di protocollo, cioè la trasmissione di segnali mediante due segnali intenzioni ma negati tra di loro, è una cosa che in realtà dovrebbe esservi, purtroppo non vi è, ma sicuramente vi dovrebbe essere molto familiare, perché è una tecnica di trasmissione che viene adottata in tantissime situazioni. Magari non prendono il nome di RS422, ma viene adottata quasi sempre, ad esempio, nei sistemi di trasmissione anche sui veicoli, sulle automobili, quando si trasmette un'informazione che va, che ne so, dalla centralina agli stop. Una volta si faceva con il filo elettrico che portava la corrente, ma lo stop viene alla sua logica e la centralina gli dice accenditi in questa situazione, oppure la freccia viene accenditi in quest'altra situazione. Non viene più, diciamo così, trasmesso l'informazione elettricamente, quindi la potenza direttamente dalla centralina alla lampadina che si accende e si spegne, ma viene trasmesso un segnale digitale che dice allo stop fai questa operazione, e lo stop autonomamente la fa. È un caso abbastanza limite, ma succede, insomma, questa cosa qui non su tutte le automobili, per dire. A livello industriale invece questa tecnica qui è molto utilizzata, ma anche a casa vostra, per esempio, se avete un sistema di riscaldamento, probabilmente se è un sistema abbastanza avanzato, allora la centralina che avete vicino al muro nel corridoio trasmette, il termostato che avete nel corridoio trasmette alla caldaia l'informazione di accensione, spegnimento, temperatura e tutto quanto il resto, tramite una tecnica molto simile a questa, che ovviamente è molto più immune ai disturbi rispetto a altri metodi. Benissimo. Quindi questo qui per quanto riguarda l'angolo teta. L'angolo teta è quindi omega con M. Che si tratta di grandezze meccaniche. Parliamo ora di alcune grandezze elettriche. Allora, la misura delle grandezze elettriche, ci riferiamo soprattutto alla misura della tensione V e della corrente I. Io qui le indico con lettere maiuscole, andrebbero indicate come V di T, perché ovviamente sono grandezze variabili nel tempo, e I di T. La misura della corrente, il traduttore più semplice che ci possa essere ovviamente è uno shunt, oppure uno shunt, insomma, a seconda di come spesso viene pronunciato. Shunt è non altro che un resistore R dotato di determinate caratteristiche. Di solito, a volte, quando si tratta di un shunt di potenza, ha quattro morsetti che potete vedere qui. Ha due morsetti grossi per collegare i cavi di alimentazione, cioè i cavi attraverso i quali la corrente deve essere misurata. Vi ricordo, se fosse necessario, mai fosse necessario, ma non dovrebbe essere necessario, che se io voglio misurare una corrente che passa in un cavo, devo necessariamente interromperlo, altrimenti come faccio? Quindi devo interrompere il cavo e interporre un dispositivo che misura, mi permette di misurare la corrente. Allora, questi due morsetti qui sono esattamente questi, 1 e 2, vedete qui sono indicati con dei bulloni, proprio perché siccome qui ci passa la corrente, questa corrente non deve soffrire di resistenze di contatto, non deve essere, insomma, la circolazione di questa corrente deve rimanere quanto più indisturbata possibile, e quindi è evidente che i contatti elettrici devono essere quanto più robusti possibile, e sono questi due grossi bulloni che vedete qui. Poi sono presenti, lo shunt che cos'è? È un resistore, quindi risalgo al valore della corrente I di T semplicemente moltiplicando per il valore della resistenza dello shunt e ricavo la caduta di tensione ai capi dello shunt, V di T. Quindi questa è la V di T, misurando la V di T risalgo al valore della corrente I di T.
La misura di questa tensione, cioè della caduta di tensione capillare sun, viene effettuata su questi due morsetti piccolini. Sono piccoli perché non mi servono grandi, non, per due motivi. Prima, non mi servono grandi perché è una misura di tensione, quindi non portano corrente. E per un altro motivo, perché la posizione geometrica di queste due viti deve essere ben calibrata, perché ben calibrata deve essere il valore della resistenza dello shunt. È evidente che se mi sposto di un millimetro, cioè se faccio queste due viti più distanti di un millimetro, aumenta la resistenza. Quindi la posizione geometrica di queste due viti è calibrata, mentre invece non è importante la posizione di questi due bulloni, dove li metto, non è fondamentale. Un'altra caratteristica è ovviamente quella del materiale. Il materiale con il quale lo shunt è realizzato non deve avere una dipendenza della sua resistenza con la temperatura, perché se lo shunt si riscalda e la resistenza aumenta, io leggo una tensione maggiore, una caduta di tensione maggiore, quindi credo di andare a misurare una corrente maggiore, quando invece maggiore è solo la temperatura, non è la corrente. Quindi il materiale con la quale viene realizzato lo shunt deve essere un materiale che mantenga una sufficiente indipendenza con la temperatura. E naturalmente un'altra caratteristica deve essere la linearità, cioè ammesso pure che sia dipendente con la temperatura, beh, almeno che la resistenza R sia in qualche modo proporzionale alla temperatura, in modo tale da tenerne conto quando vado a leggere la tensione VDT. Cioè, se leggo la tensione VDT e conosco la temperatura, posso compensare l'errore e risalire ugualmente e quindi fare una misura più precisa della corrente I. Chiaro? Se questa dipendenza della resistenza comincia a diventare una cosa complicata, e allora capite bene che la compensazione dell'errore comincia a essere ugualmente complicata. Questo per resistori, diciamo così, da laboratorio, didattici sostanzialmente, sono degli elementi che sono di difficile applicazione poi nella pratica, cioè non è che io in un convertitore ci vado a mettere un coso del genere, non si è mai visto uno shunt. Nei convertitori invece vengono utilizzati shunt leggermente diversi, per esempio qui vedete uno shunt che può essere anche a circuito stampato, cioè può essere saldato qui e qui. Qui ci sono i morsetti dove entra la corrente e qui ci sono altri punti di saldatura dove io posso andare a prelevare una tensione più o meno grande. Vedete, c'è una distanza calibrata di questi punti di saldatura dove io posso prelevare una tensione che è ovviamente proporzionale alla corrente che fluisce in questo dispositivo. Anche in questo caso, come vedete, non è rame, è di un altro materiale, proprio perché deve mantenere una caratteristica ben precisa rispetto ai valori di corrente e di temperatura. Quindi questi sono molto pratici ed economici. Uno shunt un po' più costoso è quello montato all'interno di un package elettronico. Vedete, qui potete leggere il valore di resistenza 50R0, vuol dire che questo, il valore di questa resistenza, la resistenza di questo shunt è di 50,0 ohm, quindi sa anche ad indicare in certo senso la tolleranza con la quale è stato realizzato questo, che è dello 0,01%, quindi è un valore abbastanza preciso. Ci sono solo due poli, che significa che la corrente entra da qui, esce da qui, e quando vado a misurare la caduta di tensione la misurerò sui punti stesso dove ho fatto la saldatura dello shunt. Il morsetto sopra non è un morsetto, è soltanto una piastrina che serve a essere montata su un dissipatore e che permette il raffreddamento dello shunt. Quindi non è un punto elettricamente connesso in questo caso qui. Poi ci possono essere altri tipi di dispositivi che non sono shunt, sono altre cose che possono avere questa piastrina collegata elettricamente
anche a quello che ci sta dentro, però non è questo il caso. Ok? Oh, per darvi un'idea dei problemi che noi incontriamo nel misurare questa corrente IDT, un'altra caratteristica dei trasduttori di corrente è la banda passante, cioè non deve filtrarmi il segnale, perché se io ho una corrente, supponiamo una corrente a onda quadra, potrebbe essere una corrente che passa in qualche cosa che è poco induttivo sicuramente, una corrente ad onda quadra, io quando vado a misurare la tensione ai capi di questo shunt vorrei vedere un'onda quadra, perché so che la corrente è un'onda quadra, non vorrei vedere una cosa che fa così, perché lo shunt mi sta in qualche modo filtrando, sta introducendo un polo da qualche parte, mi sta filtrando la corrente, quindi il segnale che esce fuori non corrisponde esattamente alla grandezza che ho intenzione di trasdurre. E allora, per esempio, qui ho riportato una misura fatta in laboratorio, fatemi fare uno zoom all'indietro così un po' di meno. Questa è un'immagine di un oscilloscopio dove sono presenti tre segnali. Sono presenti due segnali di corrente, che sono quello blu e quello rosso, ed è presente un segnale di tensione che è quello nero. Questa è tensione e queste qui sono correnti. Allora vedete che in questo caso qui la corrente è una grandezza, allora, questa corrente qui va da qui non si capisce dall'oscilloscopio perché il trasduttore di corrente tira fuori un segnale di tensione, no? Ovviamente. Però vi posso dire che da qui, dal valore massimo al valore minimo, quindi il valore di corrente picco picco, è di circa 80 ampere. Ma quello che dovrebbe richiamare la vostra attenzione è la base dei tempi, questa, cioè 2 microsecondi a centimetro. Vuol dire che da qui a qui passano solo 2 microsecondi. Mentre la corrente si sviluppa da un valore minimo di 40 ampere a un valore massimo di meno 40 ampere, a un valore massimo di 40 ampere, più o meno. Quindi lo slew rate, cioè la rapidità con la quale questa corrente cresce, è davvero elevatissimo, no? Il gradiente di corrente qui è fortissimo, il gradiente di corrente andrebbe misurato come delta I diviso delta T, non lo calcolo nemmeno perché escono numeri a 9 zeri, quindi è un numero grandissimo. Quindi rendetevi conto che se io voglio andare a capire, guardate questo picco di corrente qui, se io voglio andare a rilevare quel picco di corrente, il mio trasduttore di corrente deve avere bande passanti superiori a megahertz. Quindi è evidente l'importanza quindi anche della banda passante. Quindi vi ho fatto vedere queste immagini per farvi capire che in determinate circostanze la banda passante dei trasduttori assume un ruolo fondamentale, anche nella stabilità ovviamente dei sistemi e degli azionamenti. Voi mettete un trasduttore che c'è una banda passante bassissima e allora l'azionamento evolverà a lungo una determinata situazione, ma voi ve ne accorgete dopo 2 secondi e quindi perdete il controllo totale della situazione. Ora facciamo una breve pausa e poi dopo riprendiamo con altri tipi di trasduttori. Diciamo di buono gli shunt è la banda passante, quindi il valore della caduta di tensione ai capi di uno shunt è abbastanza fedele alla corrente che sta passando attraverso lo shunt. Questo ovviamente perché il carattere induttivo dello shunt è ovviamente molto limitato rispetto al carattere resistivo.
e d'altra parte si progetta lo SCIUL in modo che sia così. Quello che invece è l'aspetto negativo degli SCIUL è che non hanno una separazione galvanica, cioè la tensione che io misuro qui ai capi di questo shunt è naturalmente un segnale, un valore di tensione riferito al punto, cioè se io misuro questa tensione qui è riferito a questo punto qui, quindi è necessario in questo caso che qui ci sia un riferimento, cioè il dispositivo che va a misurare la tensione qui dovrà essere elettricamente collegato alla linea della quale si vuole misurare la corrente, e quindi se questa linea è sottoposta a un valore di tensione abbastanza alto, ugualmente questo dispositivo sarà sollecitato con questa tensione qui. All'interno del dispositivo quindi dovrà essere previsto un sistema di disaccoppiamento galvanico, e ce ne possono essere di vari tipi, con varie tecniche, varie soluzioni tecnologiche, eccetera, però rimane pur sempre quindi un problema, quindi lo disegniamo così per dire guarda che tra questo ambiente qui e questo ambiente qui, se questo lo devo mandare a un PC oppure a un microcontrollore, questo segnale qui è, io non posso collegare il mio microcontrollore ad una linea in tensione a 400, 500, 1000 volt, eccetera. Quindi dovrò prevedere un sistema di disaccoppiamento galvanico. È un inconveniente. Naturalmente se la tensione non è particolarmente elevata e se il sistema di controllo in qualche modo può essere vincolato al valore di questo potenziale senza danni, al valore di questo potenziale qui, al valore di questo potenziale qui, quindi qui ci metto un riferimento di terra, così per esempio, un riferimento di massa più che di terra. Allora, se posso utilizzare un sistema elettronico digitale che riferito a questo punto qui non si danneggia, e allora lo shunt è decisamente una soluzione ottimale da questo punto di vista. Ma si vedeva prima l'immagine? Ora andiamo avanti e vediamo quindi come è possibile ovviamente risolvere il problema della separazione galvanica con un'altra strategia, un altro metodo che non è quello della caduta di tensione. Esistono dei trasduttori che si chiamano trasduttore effetto Hall. Il trasduttore effetto Hall è un piccolo dispositivo semiconduttore che permette di tirar fuori un segnale in tensione VH che è proporzionale, in qualche modo vedremo come, proporzionale al valore di induzione B che investe questo dispositivo. Stiamo parlando di dispositivi estremamente piccoli, dell'ordine di qualche millimetro quadrato. Io qui mo disegno questa piastrina così, senza avere la pretesa che voi insomma lo possiate insomma immaginare più di tanto, insomma è un piccolo, come se fosse un piccolo transistor, è una piastrina proprio a forma rettangolare, estremamente piatta, e quindi questo sensore effetto Hall in qualche modo tira fuori una tensione che è proporzionale al valore del campo B. In realtà questa piastrina che qui è schematizzata con questo rettangolino verde deve essere ovviamente alimentata. Viene alimentata, qui faccio disegno un cubetto per schematizzare questa piastrina che è ovviamente molto più piatta di un cubo, e diciamo così, attraverso le facce, una coppia di facce, deve circolare una corrente I, che è la corrente di alimentazione di questo dispositivo. Su un'altra coppia di facce deve essere presente il valore di induzione B, quindi questa superficie deve essere investita dal campo B che si vuole misurare, una linea di flusso, una linea di induzione B, e su
l'altra coppia, l'altra coppia di superfici che riguardano questo qua, io posso andare a misurare, per esempio con un voltmetro V, una differenza di potenziale VH che è proporzionale, come vi ho detto, al valore di induzione B. Non solo, ma è ovviamente proporzionale anche al valore della corrente IH, questa qui. Quindi proporzionale al prodotto tra B e IH. Ripeto, B è il valore di induzione che investe queste due superfici qui, quella superiore e quella inferiore. Poi dire superiore e inferiore è relativo, dipende da come viene disposta la piastrina. Il valore della corrente IH è la corrente che si fa attraversare, questa piastrina lungo le facce anteriore e posteriore, e il valore della tensione VH è la tensione misurata sulle facce sinistra e destra di questa piastrina. Cancelliamo questo disegno che è abbastanza, non è proprio dei migliori. Comunque sia, quello che ho provato a disegnare qui, che ora sto cancellando, è disegnato ugualmente qui, dove si vede in colore azzurro il valore della corrente IH, con delle grosse frecce nere il valore del campo magnetico B, il valore dell'induzione magnetica, quindi la densità di flusso B, e in rosso invece output signal è indicato, quindi è la tensione VH che sto misurando. Che cosa ci posso fare con questo dispositivo? Beh, io so esattamente che un cavo attraversato da una certa valore di corrente I, che non è la IH, attenzione, è la corrente che io voglio misurare, la IH è la corrente di alimentazione del trasduttore. Allora, ogni cavo che viene attraversato da una corrente produce nello spazio circostante un campo di induzione, un campo H, e quindi ovviamente anche un campo di induzione, perché se ho un campo H avrò naturalmente un campo di induzione B pari a mu con 0 per H, e quindi un valore di induzione B in un determinato punto dello spazio, che mi segno qui per esempio, un punto qualsiasi, questo valore di induzione B, se riuscissi a misurare il valore di induzione B in questo punto qui, potrei in qualche modo risalire al valore di corrente che attraversa questo conduttore. Dico potrei perché dirlo a parole è facile, però nei fatti sarebbe estremamente difficile, perché questa relazione sicuramente è valida, non dà problemi. Quello che dà problemi è la collocazione ad una distanza opportuna del sensore ad effetto Hall rispetto al conduttore. Cioè, sarebbe sufficiente in realtà sbagliare di qualche decimo di millimetro per avere valori di induzione estremamente diversi. Il valore di induzione in prossimità del conduttore è sicuramente più alta rispetto al valore di induzione ad una distanza maggiore rispetto al conduttore. Quindi, come faccio a sistemare questa piastrina sensore effetto Hall in una posizione tale da ridurre al minimo possibile l'errore? In effetti questo problema è abbastanza serio, anche perché i conduttori di solito non sono rigidi, sono flessibili, sono elastici, cioè possono esserci delle variazioni causate da stress meccanico, stress termico, insomma qualunque cosa sia, la posizione relativa, quindi la distanza del raggio R tra il punto di misura e il centro del conduttore, quindi chiamiamo questa distanza con R, non è garantita per niente, e quindi non è per niente garantita la precisione con la quale poter fare questa misura. Un modo per, diciamo così, un po' migliorare la situazione sarebbe quella di realizzare un circuito magnetico che circonda il conduttore.
un circuito magnetico ha permeabilità maggiore rispetto a mu con zero. Quindi realizzare un circuito magnetico con una permeabilità relativa a mu con R tale che mu con R per mu con zero moltiplicato H sia uguale a un certo valore di induzione B. Quindi sicuramente il valore di induzione che io potrei misurare su questo circuito magnetico qui sarebbe più elevato, non solo, ma sicuramente sarebbe anche più stabile rispetto alla posizione. Che cosa fa questo circuito magnetico? Non fa altro che catturare l'insieme di tutte queste linee di forza del campo B e convogliarlo all'interno di questo circuito. Maggiore è la permeabilità relativa di questo circuito qui e meglio, più elevato sarà il valore dell'intensità del campo B e migliore sarà la precisione con la quale riuscire a misurare il valore della corrente che circola in questo conduttore. Beh, allora a questo punto già questo sistema qui potrebbe garantirmi in qualche modo una precisione sufficiente rispetto per mio. Allora, vedete il vantaggio qual è? I vantaggi sono due soprattutto. Primo, non devo tagliare il conduttore per misurare la corrente e questo è un vantaggio enorme. Secondo, ho già naturalmente una separazione galvanica, quindi non mi devo preoccupare poi dopo di un isolamento del sistema di misura, cioè a valle di questo sistema di misura io posso andare a collegare direttamente un convertitore analogico digitale e quindi avere poi dopo il mio sistema di controllo che ne so, un microcontrollore oppure un microprocessore, quello che volete voi. Quindi questo qui è un vantaggio sicuramente importantissimo. Questo sistema è schematizzato molto semplicemente in questo disegno che vedete qui a destra. Quindi c'è un circuito magnetico, il conduttore, il sensore effettore, un amplificatore che ovviamente lo devo sempre prevedere perché la tensione di uscita che è presente qui ovviamente deve essere misurata con un dispositivo ad alta impedenza, no? Non deve circolare corrente all'interno di questo, di questa connessione rossa, la corrente deve circolare all'interno della connessione di colore blu ma non in quella rossa, altrimenti introduco degli errori che non saprei come risolvere. Quindi è necessario un amplificatore, un disaccoppiatore e quindi avere in uscita una tensione che poi dopo posso opportunamente trattare. C'è un piccolo problema, è che i problemi non finiscono mai, ovviamente, no? Però insomma già così già vado bene. E qual è il problema? È che questo circuito magnetico, come un po' tutti i circuiti magnetici ad elevata permeabilità, mi sa che prima o poi soffrirà di saturazione. Quindi arrivato a un certo punto il campo B in funzione di H, mentre qui ho una permeabilità mu con R relativa a abbastanza elevata, se la corrente nel conduttore, se questa corrente qui nel conduttore sale oltre un certo limite, allora il campo H salirà oltre un certo limite e corre il rischio di andare in saturazione. Tra le altre cose, il rischio è sempre presente anche per valori di corrente abbastanza bassi, perché io potrei avere una curva non necessariamente rettilinea nel primo tratto. E quindi questo sistema qui è sicuramente un sistema non lineare, è un sistema del quale io devo conoscere la non linearità in modo tale da andarla a compensare all'interno del mio amplificatore. Cioè il mio amplificatore non solo farà l'operazione di mantenere alta l'impedenza di misura sul trasduttore effettor, ma il segnale di uscita output sarà opportunamente compensato in funzione della non linearità del circuito magnetico che sicuramente è presente nel connessore. Quindi qui avrò un segnale che per quanto possibile mi manterrà la corrente I in funzione, scusate, il segnale V di misura proporzionale alla corrente I misurata per quanto possibile. Ci sarebbe una tecnica per eliminare il problema della linearità. Questo è un sistema che comunque mantiene un'elevata banda passante,
perché naturalmente non c'è in realtà nessun elemento che soffra di non c'è nessun elemento che debba accumulare energia se non questo piccolo circuito magnetico qui. È di solito mantenuto abbastanza piccolo, per cui l'energia magnetica contenuta in questo circuito è relativamente bassa, quindi non c'è sostanzialmente problemi di banda passante. Questo sistema qui è sicuramente un sistema ad elevata banda passante. Vediamo come risolve il problema della non linearità. Andiamo un po' più avanti, andiamo avanti. Qui questo è un esempio di come sono realizzati questi dispositivi. C'è un circuito magnetico qui, fatto in ferrite. Qui c'è una fessura all'interno della quale viene inserito il sensore a effetto Hall, e qui ci sono i piedini dove può essere collegato l'alimentazione in corrente con la corrente IH, che è una corrente piccolina dell'ordine di milliampere, e qui dall'altra parte naturalmente c'è la misura della tensione BH. Ok, benissimo. Allora, abbiamo visto che questo tipo di sensori di corrente purtroppo hanno questa caratteristica che non è lineare. Come facciamo a risolvere questo? Questi sono sensori di corrente ad anello aperto. Ecco perché sono non lineari. Non so, perché ovviamente non c'è nessuno che fa una compensazione in retroazione. E allora vediamo un pochino come fare. Prendiamo un sensore a effetto Hall normalmente ad anello aperto, come quelli che abbiamo visto ora, cioè formati da un circuito magnetico, il cavo che passa all'interno, un circuito magnetico e la piastrina a effetto Hall che sta qui dentro, con i suoi terminali, le sue, come si chiama? Allora, questo oggetto qui, così com'è, ha questa caratteristica qui, cioè la corrente I che entra qui dentro, la corrente da misurare, la corrente I che entra qui dentro, e la tensione che esce fuori, VH, che è questa qui, out, e quindi è un dispositivo sostanzialmente non lineare. Che cosa succede se riuscissimo in qualche modo a progettare e realizzare un circuito logico, quindi un circuito di controllo di questo tipo qui, cioè prendere la tensione di uscita, amplificarla con una funzione di trasferimento H con S, poi vedremo le caratteristiche di questa funzione H con S, avere un segnale in retroazione, in corrente, e sottrarre alla corrente, questo è più che un segnale di corrente, è un segnale di campo di forza magnetomotrice, forza magnetomotrice, anche qui abbiamo una forza magnetomotrice. Vi ricordo che la corrente che circola in un conduttore in realtà è la corrente che passa in una sola spira, quindi questa corrente qui in questo conduttore ha una forza magnetomotrice che è uguale a I per N, ma N qui è uguale a 1 per 1, quindi avremo anche in questo caso qui una forza magnetomotrice N uguale a 1. Allora, che cosa succede se riuscissimo in qualche modo a produrre una forza magnetomotrice, sottrarla alla forza magnetomotrice che entra e in qualche modo retroazionarla con un circuito di controllo tipico di quello che avete studiato, il controllo di automatici, questo tipo qui. Beh, vediamo un attimo che cosa uscirebbe fuori. Supponiamo che H con S abbia un guadagno ad anello aperto molto maggiore rispetto a G con S. G con S è la funzione di trasferimento di questo dispositivo che abbiamo appena visto. H con S è un guadagno lineare, supponiamo che sia 10, 100, 1000, non lo so, un valore molto alto rispetto a G con S. Supponiamo che G con S abbia un guadagno più o meno in questa zona qua pari a 1, per esempio. Allora, questo qui ha un guadagno pari a 10, 100, 1000, non lo so, è un'ipotesi. Allora, la funzione di trasferimento di questo segnale qui, di trasferimento di questo segnale qui,
a quest'altro segnale qui, noi la scriviamo così come controlli automatici ci ha insegnato si possa scrivere, e cioè F con S uguale G con S diviso 1 più G con S H con S, giusto? Ve lo ricordate? Sì? Perfetto. Allora, se H con S è molto grande, che cosa succede? Se H con S è molto grande abbiamo che la funzione di trasferimento è 0, cioè il segnale in uscita è sostanzialmente nullo. Tant'è vero che se andate a verificare, fate il limite per H con S che tende ad infinito di questa robaccia qua, ovviamente tende a 0. Se invece di fare il calcolare la funzione di trasferimento da A a B, prendiamo B e invece di metterlo qui lo mettiamo qui, su questo punto qui, andiamo a calcolare la funzione di trasferimento. Sarà uguale alla funzione di trasferimento di prima, però moltiplicata per H con S, cioè questo segnale qui, anzi facciamo B qui, e qui mettiamo C. Cioè il segnale C è uguale al segnale B moltiplicato H con S. Quindi la funzione di trasferimento sarà uguale a quella di prima ma moltiplicata per H con S. Risultato, limite per H con S che tende ad infinito, abbiamo un infinito su infinito, tende a 1. Ok? Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti ad avere una forza magnetomotrice C che è uguale alla forza magnetomotrice A. Dicevo, tanto piacere, che ce ne importa di tutto questo? Vediamo un po' come potremmo mettere su un sistema che assomigli a questo. Ah, scusatemi, prima di fare questo facciamo un altro piccolo tentativo, un'altra piccola aggiunta, avevo dimenticato di fare quest'altra. Qui abbiamo il segnale A, qui abbiamo il segnale B, qui abbiamo il segnale C e qui abbiamo il segnale R, lasciamoci R questa volta. Allora, in questo caso qui la funzione di trasferimento da A a C rimane quella di prima, no? G con S, 1 più G con S, H con S per N, perché naturalmente il segnale di retroazione questa volta non è solo H con S, ma ci sta anche N, è una costante. Potrebbe essere 1, potrebbe essere 10, 100, 1000, anche in questo caso qui. E quindi ugualmente però avremmo da A a B F con S che tende a 0. Ma se facciamo A a C, che cosa abbiamo? Abbiamo la funzione di trasferimento da A a C, scriviamolo qua sotto, da A a C, abbiamo che la funzione di trasferimento è data da G con S H con S, diviso 1 più GS H con S per N. Per H con S che tende a infinito, abbiamo che 1 con S diventa 1 su N. Tanto è vero che questo qui sarebbe stato 1, ma ovviamente questo qui non può che essere 1 diviso n, cioè andando all'indietro questo segnale C non può essere che R diviso n, chiaro? E quindi abbiamo che l'uscita out 2, se questa è out 2, sarà data da U con S per in. Tutti d'accordo? Formalmente è tutto chiaro. Dal punto di vista pratico è completamente oscuro come questo si possa verificare. Andiamo a vedere come si può verificare una cosa. Facciamo questo schema e verificheremo che questo schema è esattamente corrispondente a quello che abbiamo appena finito di dire. Allora, qui c'è la corrente che entra. IP, qui è indicata IP come se fosse corrente primaria, corrente da misurare. Abbiamo una forza magnetomotrice pari a IP, quindi segniamolo qua, forza magnetomotrice uguale a IP, d'accordo? Perché naturalmente la spina è una sola e quindi abbiamo IP per 1 che è quindi uguale a IP. La corrente IP produrrebbe da sola un flusso Φ con P. E attenzione al condizionale, cioè produrrebbe da sola un flusso Φ con P. Ora, questo nodo sommatore lo vedremo fra poco, però vedete che qui c'è un secondo avvolgimento. Questo secondo avvolgimento
qui c'è un errore, questo qui è, scusate un secondo, con S, questo è K3. L'avevo corretto ieri, chissà perché è uscito un'altra volta questo. Questo è K3, questo qui è K1. Oh, K1, K3, K2, K3, cioè, no, non è K3, K3, sì, va cancellato da qua, per essere proprio pignoli. Allora, che cos'è K1? Diciamo, chiamiamolo che, diciamo, è la funzione di trasferimento della corrente nei confronti del flusso che produrrebbe. Quindi c'è un rapporto che sono le normali equazioni della corrente IP moltiplicato il numero di spire che è 1 forma un campo H diviso per moltiplicato per la permeabilità l'induzione B moltiplicata per la superficie del circuito magnetico eccetera eccetera, alla fine mi produce un flusso Φ con P. Tutta la catena di queste relazioni la metto sotto forma di K1. Quindi da IP ottengo Φ con P. Ora, il flusso complessivo che io avrò qui, genera sul sensore ad effetto Hall una differenza di potenziale VH. Quindi il valore di induzione B che ho in questo punto, che è uguale al flusso diviso la superficie S, produrrà un valore di tensione VH. Questa funzione di trasferimento è indicata con K2, che trovo qui. Il valore di tensione VH è trasferito ad un amplificatore. Questo amplificatore produce una corrente I, S, chiamiamola I con S, che è proporzionale a VH. Quindi attraverso, qui abbiamo, ci sono un sacco di errori. Questa qui è, no, allora facciamo così, lasciamo questo come, questo è K1, va soltanto cancellato, scusami, questo qua invece va bene così, K3 per K4. Allora, la tensione VH entra in questo amplificatore, il quale trasforma questa tensione VH in una corrente ad esso proporzionale, attraverso due costanti di proporzionalità che si chiamano K3 e K4. In realtà questa potrebbe essere messa sotto un'unica costante di proporzionalità, però in questo disegno qui sono state disegnate una dietro l'altra, quindi diciamo che K3 più per K4 sono le funzioni di trasferimento di VH a D con S. Ora, e questo qui è K6, ecco perché non mi trovavo, K6, la corrente I con S viene fatta circolare su un avvolgimento che è formato da n spire. Vedete che questo n non a caso corrisponde a quell'n di prima, per cui il flusso che produrrebbe la corrente I con S sarebbe uguale a Φ con S per K6, perché K6 tiene conto del fatto che qui ci sono n spire. Allora, attenzione, questa configurazione qui, questa configurazione magnetica, non fa altro che produrre un flusso che è uguale alla differenza dei flussi prodotti dalla corrente I con P e dalla corrente I con S moltiplicata per n spire, perché sono due forze magnetomotrici antagoniste. Quindi, se io avessi solo la I con P, avrei il flusso Φ con P. Se avessi solo la I con S, avrei il flusso Φ con S. Ma in realtà qui
vado a misurare la differenza tra i due flussi, perché sono due flussi che insistono sulla stessa, sullo stesso traferro, che è qui. E quindi questo nodo sommatore tiene conto della differenza dei due flussi, φ con P e φ con S. È chiaro? Vi lascio un secondo per riflettere. O è tutto chiaro? Questo è un sistema in retroazione. Misuro il valore di induzione, lo trasformo in una corrente e produco una corrente in grado di essere antagonista alla corrente che produco una forza magnetomotrice in grado di essere antagonista alla forza magnetomotrice che ha prodotto in origine il flusso φ con P. Quindi, alla fine, tutto questo sistema fisico che io ho disegnato qui, tutto questo che vedete qui, tutto questo, può essere schematizzato dal punto di vista controllistico con questo diagramma a blocchi. Il risultato finale qual è? È che la funzione di trasferimento complessiva sarà assolutamente simile a questa, dove naturalmente avremo al posto di G con S la somma di K2, non la somma, il prodotto di K2, di K3 e di K4. Al posto di H con S avremo, al posto di H di S, scusate, H di S, avremo K, K6 all'interno del quale c'è anche N, cioè il numero di spire. Quindi K6, qui potremmo fare anche così, trasformare questo in K6 e mettere qui N. Quindi K6 per N. Allora, la funzione di trasferimento che io avrei, in questo caso qui, sarebbe direttamente proporzionale al valore di corrente I con P, cioè il segnale di uscita, la funzione di trasferimento complessiva sarebbe data da 1 su N. Quindi se il valore di K6 è molto maggiore rispetto a K2 per K3 per K4, avrò che la funzione di trasferimento U di S complessiva tende a 1 su N, ossia il valore di corrente I con S sarà uguale a 1 su N per il valore di corrente I con P. Allora, ho ottenuto due risultati importanti. Primo, che la corrente prodotta qui è 1 su N volte la corrente in P, IP. Quindi se qui passano 100 ampere e il numero di spire N è 100, la corrente I con S è 10. Scusate, 1. 100 diviso 100 è 1. Ragazzi, come va? Mi state a seguire? Non vi distraete. Allora, quindi, se faccio 1000 spire, se qui passano 100 ampere, I con S sarà uguale a 0,1 ampere. Quindi ho ottenuto una scalatura delle correnti. Ho ottenuto di riuscire a produrre un valore di corrente molto più basso rispetto alla corrente che sto misurando. Secondo vantaggio, ho azzerato il flusso all'interno di questo circuito magnetico. E quindi
praticamente linearizzato completamente il circuito, tutto il sistema. Questo sistema è lineare, almeno fino a che questo amplificatore qui non va in saturazione. Che è ovvio, nel momento in cui questo oggetto qui comincia ad andare in saturazione, allora. Però posso quindi definire un intervallo di misura, valore minimo e valore massimo della corrente da misurare, all'interno del quale questo sistema è lineare. Quindi ho evitato qualunque problematica di funzionamento. In pratica il circuito, il mio sistema, funziona sempre su questo punto qui. Cioè afflusso uguale a zero. Perché naturalmente questo sistema, un sistema di retroazione, tende ad azzerare l'errore presente qui. Questo è praticamente l'errore di questo sistema, e l'errore non è altro che il flusso risultante tra il flusso prodotto della corrente I con P e il flusso prodotto dalla corrente I con S attraverso la N spire. Questa corrente qui ovviamente ha la possibilità di produrre una forza magnetotrice. Se io metto qui 10 spire, ha la possibilità di produrre una forza magnetotrice 10 volte maggiore rispetto alla corrente I con P. Ecco perché può essere 10 volte più piccolo. Se faccio 100 spire, ha la capacità di produrre una forza magnetomotrice 100 volte maggiore, ed è per questo che rispetto ai con P può essere 100 volte più piccola. Allora, ho linearizzato il sistema. Dov'è che casca l'asino? L'asino casca un pochino sulla banda passante, perché naturalmente il sistema ha una risposta che non è istantanea. Che cosa succede? Succede che nel momento in cui io ho un gradino di corrente, la corrente IP dovesse essere nel tempo T una cosa del genere, per esempio un gradino di corrente, allora vorrei che questo amplificatore rispondesse istantaneamente con un gradino della corrente I con S. Ma voi sapete bene che un amplificatore in grado di rispondere in questo modo qui, insomma, non è che lo si trova tanto facilmente. Cioè non... Devo fare i conti con la banda passante di questo amplificatore e di tutto il sistema. Poi questo qui è un circuito ovviamente induttivo, quindi la corrente che circola qui, I con S, non è che posso farla crescere così come cresce la I con B. La I con S avrà dei tempi limitati nel tempo t, quindi avrà una risposta un po' più limitata. Quindi questo circuito è più lineare, sicuramente ha una risposta molto più lineare, quindi più preciso, può essere più preciso di quell'altro di prima, di quello ad anello aperto, ma ha una banda passante più limitata rispetto a quella del caso precedente. A causa del fatto che qui c'è un amplificatore, a causa del fatto che questo amplificatore deve produrre una corrente I con S all'interno di un circuito che è in realtà un avvolgimento su un circuito magnetico. Ci sono domande? Ok. Quindi questo per quanto riguarda le misure di corrente. Saltiamo un'altra volta a misure meccaniche. Abbiamo fatto una misura meccanica che è quella dell'angolo teta, abbiamo fatto una misura di corrente che è una misura elettrica, ora facciamo un'altra misura meccanica, per esempio misure di coppia, per esempio. Allora, quasi sempre negli azionamenti elettrici industriali si fanno misure di tipo indiretto della coppia, cioè misure di tipo indiretto della coppia significa avere un modello della macchina elettrica, sapere come viene alimentata questa macchina elettrica in tensione, in corrente, frequenza, eccetera, mandare queste grandezze all'interno di questo modello. Stiamo parlando di un modello che viene elaborato da un microcontrollore oppure da un microprocessore, eccetera, eccetera, e questo modello dice: ah, se tu mandi questa tensione, questa corrente, questa frequenza, questa macchina elettrica nel mio modello tira fuori una coppia C che è questa. E quindi è una misura indiretta
quindi per cacciare fuori il segnale di coppia ho bisogno di misurare le grandezze elettriche, oppure comunque di conoscere le grandezze elettriche di alimentazione di questa macchina, utilizzare un modello matematico di questa macchina per tirar fuori il valore di coppia. Oppure ovviamente, ma qui dico una cosa estremamente banale, tirar fuori la potenza meccanica e ricavare il valore di coppia dalla velocità. Quindi aggiungerei anche omega meccanica qui, omega meccanica. Chiaro? Quindi note tutte queste grandezze, la coppia può essere ricavata indirettamente. E quindi questa, diciamo così, è la tecnica più utilizzata, perché ovviamente è anche la tecnica più economica. Io già mi sto a misurare tutte le tensioni, le correnti, cioè la frequenza già la conosco, mi sto misurando anche la velocità, e quindi perché non utilizzare una tecnica indiretta per conoscere la coppia? È sicuramente molto economico scrivere un programma anziché andare a mettere un altro dispositivo che ovviamente può essere soggetto a guasti, a interventi, eccetera, eccetera. Quindi queste qui io le metto in questo rettangolo per dire che queste qui sono, diciamo, è la tecnica più frequentemente utilizzata. Poi naturalmente ci possono essere delle misure indirette, quelle che abbiamo fatto nel nostro laboratorio, no? Nel laboratorio, quando abbiamo fatto la determinazione della caratteristica elettromeccanica della macchina asincrona, abbiamo utilizzato una misura diretta della coppia. Noi avevamo un freno, com'era quel freno? A cassa oscillante, vi ricordate? Ve l'ho descritto la volta scorsa, vi ho descritto la presenza di un trasduttore di forza collegato opportunamente ad una cassa oscillante del freno con la quale potevo fare una misura della coppia. Naturalmente ci sono tecniche anche diverse, tipo pneumatico, deformazione elastica per geometria, variazione di capacità, induttanza, cioè ci si può immaginare vari metodi per misurare una coppia, però diciamo così che la misura più frequente, misura diretta più frequente, è proprio quella che abbiamo fatto in laboratorio, cioè si collega un trasduttore di forza, che è questo qui in basso, tra il basamento e uno degli elementi della catena cinematica. La catena cinematica è costituita dal motore e dal carico L. Io posso scegliere quale dei due svincolare dal punto di vista appunto dei vincoli che questa catena cinematica è costituita, e quindi toglie per esempio il vincolo alla cassa del motore, quindi rendere il motore libero di ruotare, lo statore del motore libero di ruotare, dopo lo blocco con un braccio e su questo braccio eseguire una misura della forza F. Naturalmente la coppia sarà data dalla forza F moltiplicata la distanza tra il centro e il punto di applicazione di questa forza. Quindi la coppia C, se questo qui è R, sarà data da F moltiplicato R. Questo sistema posso anche farlo anziché farlo qui, lo potrei fare anche sull'utilizzatore senza problemi. Quindi eliminare il vincolo sul basamento, rendere questo oggetto oscillante, cioè renderlo labile in rotazione, dopodiché bloccarlo con un braccio qui al basamento e un trasduttore di forza qui. Quindi qui misurerei la forza e quindi la coppia con lo stesso identico sistema, facendo F per il raggio R. Vedete che le coppie che si esercitano su un sistema del genere è un po' è molto simile a quello che succede in una maglia elettrica. Noi avete una maglia elettrica, che cosa scrivete in questa maglia elettrica? Scrivete il secondo principio di Kirchhoff, dite che la somma delle cadute di tensione lungo questa maglia seguendo un certo verso convenzionale è uguale a zero. Succede la stessa cosa qui abbiamo la coppia generata tra rotore e statore,
la coppia presente sull'albero di connessione tra rotore e carico, la coppia tra carico e basamento, la coppia tra basamento e basamento, cioè punto di connessione di questo carico sul basamento e punto di connessione di questo oggetto sul basamento, e infine tra statore e basamento. Quindi anche qui abbiamo dei punti, delle linee sui quali insomma poter andare a misurare. Abbiamo una catena la cui somma alla fine deve essere uguale a zero. Interrompiamo una di queste e l'interponiamo, quindi come se noi andassimo a mettere un voltmetro tra due punti di una maglia per misurare la caduta di tensione. Ovviamente il voltmetro ci permette di fare questa operazione. Quindi in questo caso qui abbiamo fatto due casi: abbiamo interrotto la maglia in un punto, poi l'abbiamo interrotta in un altro punto e abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Domande? Ora, come è fatto questo trasduttore? Ma il trasduttore di forza normalmente è basato sull'elasticità di un elemento meccanico. Quindi ad esempio, fammi vedere giù che cosa c'è, ecco qua, per esempio questo qui è un sensore di forza. Qui c'è appunto il braccio che è stato, diciamo nel giusto, non si vede meglio, il braccio che è stato realizzato su una cassa oscillante. È logico che se io togliessi questi vincoli questa cassa si metterebbe a ruotare, però la cassa non ruota perché c'è questo vincolo. Questo vincolo è costituito appunto da un trasduttore, per questo, e questo oggetto tende a deformarsi e viene misurata la deformazione. Deformazione che, fin tanto che la deformazione è lineare, è elastica, rimane proporzionale alla forza esercitata su questo oggetto qui. Questo che vedete qui a sinistra non è altro che un elemento di sicurezza, cioè un blocco con un doppio dado di sicurezza, in modo tale che nel caso questo oggetto si dovesse rompere, questo elemento tiene bloccata comunque la cassa, evita che poi si metta veramente in rotazione. Qui è libero di muoversi, qui e qui c'è un gioco e quindi non in realtà non esercita nessuna forza questo elemento qui, in condizioni normali. Come si misura la deformazione? La deformazione si misura con degli elementi che si chiamano strain gauge. Questo qui, questa è strain gauge. Non sono altro che dei resistori, vedete questo qui, questo si vede abbastanza bene, realizzati in tutte le forme strane che volete. Sono dei resistori che realizzati su delle piastrine adesive e molto elastiche, e si incollano queste piastrine sugli elementi dei quali si vuole misurare la deformazione. Quindi questi oggetti qui non sono sensori di forza, sono sensori di deformazione. E se io metto, per esempio, prendo una piastrina di alluminio qui e incollo qua sopra lo strain gauge, misuro la deformazione della piastrina di alluminio e poi dopo, assumendo che la deformazione sia proporzionale alla forza, risalgo alla forza. Chiaro? Quindi questa è l'operazione che viene fatta. Nel momento in cui questo oggetto qui si deforma lungo queste direzioni qui, queste linee sostanzialmente si allungano un pochino, ma basta un pochino, è sufficiente un poco per cambiare il valore di resistenza che io misuro su questi due terminali. Quindi dalla misura, vedete quante misure indirette, è una catena di misure, quindi misuro la resistenza, quindi conosco la deformazione, quindi conosco la forza. È tutta una catena che normalmente ogni
ogni passaggio introduce degli errori, quindi la misura della forza di una cella di carico, queste si chiamano celle di carico, ovviamente non sono precisissime per ovvi motivi. Oh, questi strain gauge vengono realizzati nelle geometrie più disparate con l'obiettivo di effettuare tutte le misure possibili. Ad esempio questo oggetto qui misura le formazioni che vanno in questa direzione qui, in quest'altra direzione qui e in quest'altra direzione qui. Quindi ho tre possibilità di misura per misurare le formazioni anche in direzioni diverse. Questo per esempio misura deformazioni in questa direzione qui e in quest'altra direzione qui, quindi due misure perpendicolari di deformazione. Così come anche succede per questo e per questo. La misura della coppia può anche essere fatta direttamente sull'albero con un barilotto, un manicotto, che collega due alberi, per esempio questo qui può essere il motore, questo qui può essere l'utilizzatore, e interpongo un dispositivo che misura la coppia trasmessa dal motore all'utilizzatore. Questo dispositivo naturalmente può assomigliare a una cosa del genere, cioè un cilindro cavo che è sollecitato da una coppia motrice e una coppia, cioè una differenza di coppia da qui a qui, c'è sempre una differenza di coppia, viene sollecitato, quindi deformato a torsione. Deformato a torsione, io per misurare la deformazione e a torsione di questo oggetto applico due strain gauge che misura la deformazione in questa direzione qui e in quest'altra direzione qui, disposti a 45 gradi più o meno sulla superficie di questo cilindro, e quindi misurando la deformazione di questo cilindro riesco a risalire appunto alla coppia che è stata causa di questa deformazione. Geometrie diverse possono essere, ad esempio, queste in cui ci sono due placche, due superfici cilindriche che sono, diciamo così, connesse tra di loro con dei prismi che ovviamente anche essi saranno sollecitati e deformati, oppure altre tipologie sono queste, per esempio, e così via. Quindi ci sono varie forme geometriche e varie caratteristiche. Qua c'è una fotografia, per esempio, di un trasduttore di coppia all'interno del quale sono montate qui, non so se si riescono a vedere, all'interno del quale qui dentro sono montati degli strain gauge che misurano la deformazione appunto del dispositivo che interconnette queste due flange e risalire quindi alla coppia. Il problema di questi oggetti è che ovviamente sono molto costosi perché tendono tecnologicamente si cerca di ridurre il più possibile l'errore, si tratta di, appunto, come vi ho detto, diversi passaggi, diverse trasduzioni, deformazioni, misure di deformazione elastica, misura della resistenza, che poi la misura della resistenza come la faccio? Ci faccio passare una corrente e misuro la tensione, quindi anche lì c'è un ulteriore passaggio per misurare la resistenza. La resistenza non si misura direttamente, si misura sempre con un metodo voltamperometrico, quindi anche lì, quindi ci sono diversi errori che per poterli ridurre, insomma, bisogna avere estremamente cura, quindi accuratezza nella realizzazione di questi dispositivi. Inoltre loro mantengono un'elevata banda passante, però il sistema elettronico all'interno, cioè il dispositivo che trasforma il valore della resistenza R degli strain gauge in un segnale di coppia C, normalmente è un dispositivo che per essere immune ai disturbi è filtrato abbastanza bene, ma filtrare abbastanza bene significa anche ridurre la banda passante, e quindi questi dispositivi qui, nonostante tutto, non hanno una banda passante particolarmente elevata. Gli strain gauge possono essere con queste a misura, l'avete fatto, no? Misure di un ponte rivisto oppure di un ponte in tensione,
ad esempio ci possono essere tre strain gauge disposti opportunamente secondo i quattro assi e naturalmente misuro lo sbilanciamento del ponte per risalire al valore di deformazione e così via. Quindi sono le varie tecniche. Il problema, c'è un altro problema, pure serio, molto serio. Molto serio, che aumenta il costo di questi oggetti decisamente, che ovviamente questo oggetto qui ruota insieme all'asse e quindi devo trasferire il segnale all'esterno su un sistema che sta fermo. Come faccio? Lo devo fare elettromagneticamente, oppure lo devo fare via radio, oppure lo devo fare otticamente. Comunque lo faccia, questo sistema qui implica un costo. In questo caso qui, per esempio, sono schematizzati degli anelli e delle spazzoline che strisciano sugli anelli, cosa orrenda per trasferire dei segnali, perché ovviamente insomma, non è una cosa molto pulita. Oppure posso inventarmi un sistema che sul rotore prendo il segnale, lo trasformo in impulsi elettromagnetici oppure lo trasformo in un segnale a onda quadra la cui frequenza è proporzionale alla misura della resistenza, e poi dopo trasferisco elettromagneticamente questo segnale su una spira fissa. Su una spira fissa, e quindi poi dopo riesco a rilevare il valore della coppia. Vedete quanti passaggi. Una quantità di passaggi davvero notevole, e alla fine finalmente arrivo al mio sistema di controllo per misurare una coppia. Allora, ecco perché poi alla fine si preferisce una misura indiretta, che con la misura indiretta io ho un modello della macchina che, per quanto poco possa essere preciso, comunque alla fine mi permette di valutare il valore della coppia. E quindi ecco i problemi. Vabbè, con questo io per il momento ho finito questa lezione e aspetto qualche